Buonasera. Buonasera. Salve. Ciao a tutti, innanzitutto un caro saluto a Veronica Pivetti che ha condotto Fratelli e Sorelle d'Italia, un applauso, grazie. Un saluto anche al sarto che mi ha realizzato la giacca oggi. Che ah sì, c'è un po' la manica un po' corta. Noi siamo qui per raccontare gli ultimi 150 anni di storia nazionale, con ironia. Con del disincanto. Punti di vista diversi. Sì, sì, e con l'attenzione alle piccole cose. Ma anche ai grandi fatti, ai grandi personaggi. Sì, ma insisto con l'attenzione alle piccole cose, perché è avendo cura e attenzione alle piccole cose che si ottengono dei grandi prodotti, come il grande whisky Giacinto Colacchioni, il whisky italiano per le grandi occasioni. Un sapore maschio. Scusa, hai cambiato azienda, hai cambiato rispetto alla puntata scorsa, perché... No, ti ripeto che siamo in due a condurre. Se c'è qualche azienda interessata alla pubblicità, dovrebbe pagare tutte e due, non solo te. Ma non è... Eventualmente, perché... tu ti riferivi a quello che bevo, ma non lo bevo più, da quando ho assaggiato... Cosa? Il whisky Giacinto Colacchioni. Non devi dirlo! Grazie. Fai il lancio piuttosto. Posso farlo? Ma il lancio, sì. Whisky Giacinto Colacchioni, il whisky italiano. Il lancio di quello che stiamo per vedere. Fai il lancio di quello che stiamo... Vabbè stiamo vedendo... Lo faccio io, Veronica Pivetti con Vauro. Vediamo... Una celebre canzone dice che i bimbi d'Italia si chiamano Balilla. E l'avrà scritta la russa. No. Dove no? Non l'ha scritta la russa. Mi sembra nel suo stile. No, l'ha scritta Mameli, è l'inno di Mameli, no? Oh, 1861, nell'anno in cui i fratelli d'Italia si stringono in un grande abbraccio, Arrigo Boito compone Sorelle d'Italia. Vabbè, un carme che è facile immaginarlo. Di che parla? Di Grecia, Ungheria, Polonia. Insomma, esterofili già da subito. 1943. Dismessa la marcia reale, l'Italia finalmente assume come inno la canzone del piave. Il piave mormora, quello lì. Che resterà inno d'Italia fino al 1946. 1896 arriva a Roma, al Salone Margherita, la Bella Otero, che però canta poche canzoni. A un giornalista che glielo fa notare, lei risponde: Monsieur, monsieur. Così. Di me risparmio solo la voce. Guadagno solo 50.000 al giorno. Beh, cifra astronomica per quel tempo. Perciò devo accettare altri lavori. 1923. Durante la conferenza di Losanna, Mussolini si fa trovare dalla stampa internazionale assorto nella lettura di un libro, ma un libro tosto, impegnativo e impegnato. Un dizionario francese-inglese. Che c'è di strano? Che lo teneva capovolto. Purtroppo, fin da subito. E sai chi notò questa cosa? Un fazioso giornalista comunista. No, Ernest Hemingway. All'epoca era corrispondente del Toronto Star. 1930 in Italia viene girato il primo film sonoro. È tratto da una novella di Pirandello, il cui titolo è... Il silenzio. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. A questo punto si apre un capitolo a me particolarmente caro, che è quello delle sorelle d'Italia. Cioè, parlo delle donne. Le donne, con il loro lavoro di madri, di mogli, di impiegate, di operaie, hanno fatto la storia del paese. Come per come esempio la grande Sofonisba Marchetti. Sofonisba? Sofonisba Marchetti, panettiera. Chi sarebbe? Una panettiera. Faceva le ciambelle per i partigiani. Ah. A Sutri la conoscono tutti. A Sutri? Sì. Perché era di Sutri? Sì, sì, di Sutri. Sì, sì. Ah. No, non lo conoscevo. Insomma, donne che sono fatte strada negli anni e che hanno combattuto per i loro diritti. Ma, come Rosalinda Marchetti. Che è una parente? La figlia di Sofonisba, infermiera, prestato servizio nella protezione civile. Famoso l'aneddoto di lei che si ruppe il radio per spegnere un incendio spontaneo. Fu una cosa... Rosalinda Marchetti? Sì, Rosalinda. Non so. Vabbè,
Dicevo, donne piccole, donne grandi, donne giovani, donne vecchie, possiamo anche dire così, che con il loro operato silente hanno fatto l'unità d'Italia, l'hanno fatta crescere. E un nome per tutte potrebbe Giannina essere... Marchetti. Giannina Marchetti. Posso sapere chi sarebbe quest'ultima? Giannina Marchetti, la figlia di Rosalinda Marchetti, che saluto. Ciao Giannina Marchetti, ciao. No, però scusate, un secondo. Cosa ha fatto questa... No, lei niente, però la saluto, mi sta guardando. Ah, tu hai fatto tutta questa manfrina per salutare una ragazza? Cioè una con cui tu biegamente ci stai provando, è vero? Ecco questo qui. No, detto, guarda, me la dai e ti saluto in diretta. Questa. No, no, è che lei... No, perché è comunque parente della prima che ho detto, comunque, che è quella che ha... Che era? Che si chiamava quell'altra, quella che... adesso non mi so... Via. Vabbè, vediamo le sorelle d'Italia, va. Cioè, proprio, sei viscido nell'animo, nel profondo. Sei meschino. Fratelli e sorelle d'Italia. Sentiamo la sorella Fiona May, d'Italia. La più bella ragazza di colore, naturalizzata italiana, con una nuova e promettente carriera d'attrice. Forte Dani Mendez, Ha detto questo, andiamo avanti che non c'entra niente, però... No, lei è più bella di me. Lei è più bella di me. Non è vero. Non più bella di tale lei. Non è vero. A parte gli scherzi, Fiona May, non l'hanno mai accusata di essere venuta qui in Italia a rubare il lavoro ai nostri uomini di colore, tipo Carlo Conti? Lo sai, lui è più bello di me. No, però... Però è più bravo. È molto simpatico. Ma secondo lei, ma perché fa quello lì? Perché Carlo Conti? Cosa gli è preso? C'ha l'esaurimento? Perché, lo sa, le persone più scure sono più belle. Ah sì? Quindi devo darmi due mani anch'io sopra. Sì, okay. Anche te, tu sei un po' pallido. Un po' pallido, benissimo. Restiamo sul pezzo. Se le dicessi che la trovo un po' abbronzata, penserebbe che sono pirla o che sono premier? Pirla. Pirla. Ma ha dato una botta alla pirla. Sì. E ride da morire. Prima, le donne quando mi vedono, cioè di solito ridono sempre, specialmente quando mi vedono nudo. Ma andiamo avanti. Non l'ho visto, guarda, non voglio neanche. No, ma anche se ci si mette, guardi, è difficilissimo. Senta, scappo, eh. Senta, nella non ci credo. Se scappa, chi la prende lei? Cazzerola. Nessuno. Cazzerola. È più... Tu non pensi. Io non ce la faccio con queste gambette. È più gazzella o leone lei? Come si sente, gazzella o leone? Dipende. Ah. Dipende dalla situazione. Ah. Con gli uomini... Io... Pantera. Ah sì? Oh. Io procione. Va bene. Senta. Fiona May. Allora, leggo nella sua scheda che è nata da genitori giamaicani. Mm-hmm. È vero che da piccola si chiudeva in bagno per non fumare? Certo. Il contrario? No, il contrario. Io vado in quelle stanze con mio zio, mio babbo. Ma è vero che ci davano dentro in Giamaica? Ma non faccia così, che sennò... Cioè, tu lo sai perché. Io quando sento fingere... Sai, io ho l'ansia. Io la prima volta che mi sono fatto una canna me la sono fatta in macchina davanti al pronto soccorso, perché avevo l'ansia. È sì, ma quello è vero. No, io no. Anzi... Non dica così, che incitamento, incitamento alla corsa. Non mi vergogno. Era piccolina, Ah, già da piccini ci davate dentro? Già, capito. Sì, come i padri, sì. Ho capito. Ah, come... Va bene, voglio, sì. Non ho capito cosa stiamo dicendo. Andiamo avanti, vai. Andiamo avanti perché ho il figlio Rasta, non voglio sapere cosa stiamo dicendo, che non voglio neanche sapere. Allora, senta, lo chiediamo alla campionessa. Vogliamo dire una volta per tutte che il motto, l'importante non è vincere ma partecipare, è una cagata pazzesca? È una cosa allucinante, sì, è vero. Mi dà sempre vincere. Cosa ha vinto lei? Quanto ha vinto? 15 medaglie per Italia e 5-6 medaglie per Inghilterra, perché ho gareggiato per Inghilterra prima. Perché inglese prima, i suoi genitori sono quelli là di prima, giamaicani, ho fatto così per capire. Ho fatto così e poi è andata venuta qua per amore. E quanti allenamenti totale per? Le fondiamo tutte, però non ha ancora vinto 20 me. 20 quasi. Non ha ancora 20. Vinto me. Ancora non ha vinto ancora. Non ha ancora vinto. Non ha ancora vinto. Fiona. Lei è sposata con Shrek, giusto? No, scherzo, Shrek, questa è una cazzata. Sì. No, io sono principessa Fiona, è vero, Lo so, una cazzata, che l'ho detto. Vedi che su tutti vedi stasera? Poi aspettiamo, guarda, dopo un po'. Se solo un cartone animato arrivavo io. Senta, sì. Ma però diciamo che anche l'uomo che ha sposato è un ex atleta. Mm. Sinceramente, quanto ha contato il fatto che la sua specialità fosse l'asta? Questa è una cazzata. Questa è la scritta di quella Orio. Quella finalmente l'ha fatto con la sentenza. Questa è di Orio la scritta. Ho visto sull'asta subito,
Non dica così, non dica così. Avessi deve... suasto subito. Non dica così, basta. No, io lo dico. Io faccio il salto in corto, ma andiamo avanti. Okay. Senta, andiamo avanti. Senta, che stupidaggine che dico. Un'artista, un'attrice, sparo cazzate come se fosse, ma vaffanò. Bene. Senta, il suo è un matrimonio interrazziale. Ha avuto problemi, visto che in Italia di coppie miste conoscevamo solo lei, U.S. Dorighezzi, oltre a lei, cioè... Ha avuto qualche... Sa di cosa sto parlando? Finga sempre entusiasmo come quando finge orgasmi. Faccia finta di... Faccio finta. No, benissimo. Sì. Ok, lascia. Senta, l'anno prossimo sarà inviata ai giochi di Londra. Questo lo facciamo, sì, fare un applauso perché i giochi di Londra, invitati con Sky, diciamo anche la concorrenza. Ma finalmente. Finalmente con Sky. Finalmente faccio qualcosa. E lì cosa fa? Fa la praticamente, commenta. Ah, commenta. No, non solo quello, ma anche intervistare anche gli atleti, subito dopo la gara. Praticamente, quando saranno sudatissimi, sì, riusciranno a parlare meglio di me. Molto più sexy quando dopo la gara, sai, quando sono molto... Se vuole faccio... Specialmente i ragazzi. Se vuole faccio i 100 metri, ci metto 2 ore, però... Ok, va bene, ti aspetto. Però, quindi, a giochi di Londra. Crede che nel frattempo sarà diventata disciplina olimpica il rassodamento glutei di Pippa Middleton? Cioè, secondo lei, come fa a averci quella cosa lì? Cioè, dura, è dura. È dura, spero. Io. Non lo so se è dura, ma occhio sembra di sì. A occhio sembra di sì. Sembra di sì. Ma quindi può aver fatto corsi o le scale di Westminster avanti e indietro, secondo lei? Come si fa a avere quella cosa lì, che lo dica anche a mia moglie? Non lo so, sai, perché io no, vado su, giù le scale, poi faccio certo esercizi. Quanto si allena lei al giorno? Ma credo che deve fare ancora adesso? Basta. Facevo? Manco adesso? No, adesso, adesso basta, però con i figlioli so che c'è, insomma, figlioli sono peggio, che... peggio e prima quante ore? Che io sono statale, 6-8 ore al giorno, 6-8 ore lunedì al giorno. Fino al sabato, poi domenica riposo. Io me la compro una medaglia piuttosto, me la vado a comprare. Mi compro una coppa alta così. 8 ore al giorno. Pazzi. Senta, chissà quanti casi di doping avrà visto nella sua carriera. Madonna. Per esempio, la Carlucci parla così veloce di suo o si bomba? Guarda, in questo caso non si bomba. Cioè, parla così come mia Raffica? Sì, così. La macchinetta. Come sessualmente. È bravissimo, sì. È bravo, che incredibile. Già che andiamo dal logopedista. Senta, a proposito, quando ricevette la proposta di candidarsi nelle file del PDL, si dichiarò lusingata. Di cos'altro non si intende, oltre che di politica? Dai, no, non mi metti in questa difficoltà. Però uno per educazione si dice lusingata. Guarda, ancora sono molto imbarazzata perché veramente è stato un shock. Ancora un shock. Non lo so come mai mi hai chiesto, no, non lo so. Così, chi lo sa? Ma a vederla forse comincio a capirlo. Senta, tutte quelle carine. Senta, lei ha vinto il Golden Globe come migliore attrice nel cortometraggio La Cavia. Pensa un po'. Sì. Com'è stato il passaggio dal lungo al corto? Dal salto in lungo adesso, quello è bello, quello è bello. No, io devo fare il passaggio da corto in lungo adesso. Perché? Perché facciamo dei film. Speriamo di fare dei film. Speriamo, faccio questo salto da corto in lungo. Ho fatto la fattura. Quindi se esce come una sera, è fantastica, sì. Può passare a un lungo, sicuramente un altro normale. Facciamolo in conclusione, prima dell'applauso finale. Fiona, possiamo dare un messaggio di speranza alle tante straniere che vengono in Italia col miraggio di un lavoro normale e poi per campare, poveracce, sono costrette a fare la pubblicità del Kinder feta al latte? Possiamo dire qualcosa? Mi dispiace. Fiona May! Che sorella, ragazzi! Grazie. Che sorella! Che sorella! Fratelli e sorelle d'Italia! Buonasera! Buonasera! Miss Italia, eccola! Miss Italia che ha... Buonasera! Eccola! Eh sì, sono tutti per te, Miss Italia, sì, infatti. Miss Italia che ha fatto tantissime cose ultimamente, oltre che vincere Miss Italia, diventare Miss Italia, quindi a vincere. Sei stata anche, hai partecipato a molti film, a dei programmi televisivi, hai fatto degli spettacoli live. Ma voglia, ho fatto tantissime... Le sagre, la madrina inaugurazione dei centri commerciali, ecco. I supermercati. Tante cose hai fatto. Bene. Ecco, Miss Italia, che meraviglia. Ecco. Ecco, Miss Italia, tu... Deficienti. No, vabbè. Bene, bene. Bene.
Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore, tu che sei una bellissima ragazza? Ma guarda, secondo me ero cimica se dicevo cimica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava? Sì. Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera. Sì, vabbè, oggi, si dice oggi. Vabbè. Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, sì, ma io sì. Ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro. Ecco, malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano. Un po' contromano, infatti, sì. Infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia? Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice? Sì, vabbè, certo, sì. Beh, sicuramente pinzette e telepass. Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, televisione, non capisco. Telepass. Il casello. Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco, santa qual è? Pazienza. Non avevo capito, scusami. No. Scusami. Miss Italia. Ecco. Fammi una domanda. Sì, ecco. Miss Italia, qual è il tuo uomo ideale? Ah, il mio uomo ideale, mi chiedi? Ma guarda, io non sono una di quelle ragazze con l'uomo ideale proprio scolpito, sì, in fronte, no. Scolpito, sì. E poi sicuramente sono convinta che quando lo vedrò lo riconoscevo, perché sicuramente mi cominciano a puzzare le tempie. A puzzare? Sicuro. Puzzare le tempie. Puzzare proprio. Le tempie. No, non ho capito. Bene. Vedi. Comunque sia, comunque sia, uomo ideale, in due parole mi chiedi, sì, in due parole. Uomo ideale, sicuramente dolce e comprensibile. Cioè, nel sicuramente. Senso che va compreso. Non ho capito, cioè comprensibile. Comprensibile, insomma, sì. Che ecco. C'è un'altra domanda? Sì, c'è un'altra domanda, ecco. Andiamo avanti. Ecco, Miss Italia, cosa ne pensi della verginità come valore? Ma guarda, io verginità penso che è una cosa giusto parlarne, sì. Con determinate persone. Certo. Per esempio mia madre oppure Marzia. Chi è Marzia? Amica mia del cuore. Ah. Sagrofano. Un'amica tua di Sagrofano. Sì, di Sagrofano. Marzia, sì. Però sbagliato secondo me parlare, che ne so, col benzinaio oppure col pizzettaro. No. Invece sicuramente. Miss Italia. Sono tutti per te. Carucci. Sì, infatti. Invece, secondo me, nell'intimità di verginità, dicevamo, ok, sì, parlarne, però no domande troppo liberty. No, sì, perché è sempre un po' scottato. Ma che... un'altra domanda? Sì, un'altra domanda, ecco. Ecco, Miss Italia, faresti mai un calendario? Questa domanda me l'hanno già fatta e a tutt'oggi confermo sì. Un calendario lo farei, però a patto che si vedeva bene la testa. Ah, ecco. Perché voi giustamente stimate i gomini o gomini. Le tibie, diciamo il corpo, tutto quanto lo sterno di una persona. Sì. Ma non dimentichiamoci che sopra questi ossi, sì, risiede una testa, per cui... Facciamo una foto pure alla capoccia. E certo, la capoccia è importante. Miss Italia. Secondo me, Ma è importante anche la capoccia. Effettivamente. Allora, ecco. Il volto, dicevo. Esatto, il volto. Il volto. Miss Italia, tu ami. Ce lo pago questo? Non lo so, è una scelta appesa, Mi pesi. Dimmi. Tu ami tutte le forme d'arte? Ma arte
Tipo pittura? Diciamo. Arte in generale, insomma. No. Di pittura non sono stata ferrata. Ci tengo a dirlo, pratica amicizia lunga. Però mi piace molto leggere. Tant'è vero che una volta ho letto entrambi i Promessi Sposi. E tu, tutte e due? Tutti e due me li sono fatti. Bene, bene. Sì. Grazie, perché... Solo che, Miss Italia, c'è una cosa che... I Promessi Sposi è un libro, è uno, non sono due. È un libro proprio. È un libro solo, insomma, ecco. Che non sono due. Lo so. Beh. No, non volevo... È uno, ma è grosso. Ho capito, ma non ti volevo offendere, Miss Italia. No, ma... perché sembra che mi vuoi mettere in discussione quello che ti sto dicendo. No, Miss Italia, no. Ma io lo so che l'hai letto, no? Ma tu hai letto tanti... Ma puoi invitare le persone a fare mettere pizza e panetti in difficoltà. Ma no, ma facciamo un applauso a Miss Italia, dai. Miss Italia, no, non volevo. No, dai. Miss Italia. No. Oh. Piccolina. No. Miss Italia, dai. Miss Italia una brava ragazza, Miss Italia una brava ragazza. Dai, diciamolo tutti, viva Miss Italia. Ecco. Dai. Eri un po'... si era un po' intristita, dai. Va bene. Mi compri il gelato? Sì, dopo te lo compro. Grazie, Miss Italia. Andiamo. Ciao, arrivederci. Miss Italia. Ciao. Fratelli e sorelle d'Italia. Edda, secondo te l'Italia è un paese razzista? Secondo me l'Italia è un paese un po' diviso a metà. C'è un pezzo d'Italia che è intollerante verso gli stranieri, un pezzo d'Italia che ha paura di noi, e c'è invece, secondo me, un pezzo d'Italia che riesce a cogliere il fatto che noi comunque qua siamo importanti non solo perché lavoriamo, ma perché possiamo contribuire a far più ricco questo paese. Senti, tu hai vissuto, se non sbaglio, 4 anni in clandestinità. Esatto. Ecco, cosa significa vivere facendo un lavoro assolutamente onesto e sentirsi illegale? Intanto... noi stranieri non è che vogliamo essere illegali, cioè arriviamo no, qua... come si vive però una condizione per cui si è considerati così, esatto. Essendo assolutamente persone che lavorano onestamente. Però dicevo questo perché nella mentalità di chi arriva qua, io sono arrivata, a un certo punto ho trovato un lavoro, ho trovato un datore di lavoro e abbiamo provato a regolarizzare la mia situazione, ma non era possibile. Per cui c'è molta rabbia perché non riesce a capire perché in un paese... Civile, democratico, certo. Esatto, non riesci tu a poter regolarizzare la tua posizione perché le leggi non te lo permettono, questo è il problema. Allora, la mia situazione è la stessa di in questo momento, migliaia di persone che sono bloccate con i permessi per questa sanatoria truffa, per la quale io sono diventata un po' il volto, diciamo, adesso, però ce ne sono migliaia di persone che lavorano, che stanno svolgendo, diciamo, una mansione per certo. Questo paese, ma che invece il governo fece una legge solo per chi faceva il collaboratore domestico e non per chi faceva il muratore, il falegname o tanti altri mestieri. Allora è molta rabbia e quindi è una situazione anche di paura, perché esci e non sai se ti trovi il controllore che quel giorno li è girato in qualche modo e allora ha voglia di vendicarsi di qualcheduno e quindi fanno le retate, oppure trovi... A Milano c'era stata la situazione in cui dei pullman praticamente con le sbarre andavano dietro i tram, perché così scendevano gli stranieri che controllori controllavano i biglietti, chi non lo aveva gli chiedevano il documento e quindi certo. Lo mandavano in questi pulmini, diciamo, ecco. Vivi una situazione di dolore e di sofferenza, perché non sai se nel frattempo ti può morire un genitore e tu non puoi tornare, perché se ritorni vuol dire troncare completamente il tuo processo di immigrazione, ma anche di tristezza perché i figli ti crescono, perché li senti per telefono, certo. Perché magari qualcuno è partito e il figlio rienato dopo e quindi non ha mai toccato mai suo figlio. Veramente. Esatto, lo ha soltanto visto via internet, via certo. Queste cose. Quindi è una situazione... difficile, diciamo. Io particolarmente devo dire che ho trovato la forza per sopportare questo, perché io nel 94 avevo detto torno nel mio paese, meglio non finire l'università ma essere liberi, ma l'ho trovata cercando appunto di trovare una strada per lottare per i diritti dei migranti, perché questo mi ha dato dignità, mi ha permesso a un certo punto di rimanere in questo paese a testa alta e soprattutto poi è stato il dedicare la mia vita. Io di lavoro faccio tutt'altro, io lavoro in un call center, poi ho la mia attività di volontariato che è quella appunto dedicata a denunciare la situazione in cui siamo migliaia di stranieri.
Certo, senti, tu lo sai che davanti al mare di Lampedusa tutti i giorni succedono, si consumano delle tragedie. Tu cosa pensi di quello che sta succedendo? Succede tutti i giorni, insomma. Io penso che ci sarebbe una soluzione molto semplice e molto razionale. E che da 20 anni le associazioni antirazziste di immigrati la diciamo. Se questo paese facesse intanto smettesse con questa situazione del decreto flussi, che è l'unico meccanismo di ingresso regolare in questo paese che comporta che un datore di lavoro che non mi ha mai visto nella sua vita mi chiami dal mio paese per entrare qua a lavorare. Questa è una follia totale, certo, esatto. Neanche dal punto di vista dei governanti, diciamo, ecco. Se ci fosse la possibilità di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, per 6 mesi o per 1 anno, in cui io verso anche una fiduzione in banca affinché io non pesi, tra virgolette, sullo Stato italiano, le mafie si smontano, perché la gente non attraverserebbe il mare. Oltre al fatto che da Lampedusa arriva una minoranza, ma una infima minoranza di gente, quindi Lampedusa è un grande scenario televisivo che hanno costruito per far crescere la paura dell'arrivo dei migranti. La maggioranza di noi siamo entrati dagli aeroporti e entriamo ancora dagli aeroporti con un visto di turismo, questo è così. Quindi se ci fosse un permesso che permette che le persone arrivino qua, se trovano un datore di lavoro, lo convertano poi in lavoro, il permesso che avevano, si potrebbe fermare tutto questo. Il problema è che all'Italia serve il lavoro nero. All'Italia serve che noi siamo qua sfruttati in questa condizione, perché l'Expo, come denunciavamo dalla gru di Brescia e dalla torre di via Imbonati, come no? L'Expo viene costruita a 3,50 euro l'ora. Gli egiziani stanno costruendo quello che sarà una, diciamo, un simbolo dell'eccellenza dell'Italia a 3,50 euro l'ora in nero. Allora, hanno bisogno di noi, perché hanno bisogno che ci sia un pezzo di popolazione ricattabile che è disposta a fare qualsiasi cosa. E anche questa questione di noi rubiamo lavoro agli italiani oppure noi abbassiamo il tenore di vita, lo stipendio dell'italiano. Lo abbassiamo, ma perché c'è un sistema di non controllo rispetto al lavoro nero che sicuramente aiuta a chi? A quelli che sono la malavita, certo. Alla mafia, perché i meccanismi... Tu volevi farci vergognare un po' stasera? No. Se era per questo, basta! Abbiamo capito. No, non volevo farvi vergognare, volevo semplicemente poter dire alle persone quello che succede. Fai benissimo a dire le cose che stai dicendo. Allora io ti chiedo come ultima cosa, cosa ti aspetti per il tuo futuro, il futuro, non so, dei figli e delle persone che ami in questo paese? Io mi aspetto che ci sia una trasformazione di questa legge sull'immigrazione, mi aspetto che a un certo punto questo paese smetta di avere paura di noi, mi aspetto che questo paese accetti la sfida del meticciato, mi aspetto anche che i migranti accettino la sfida, perché non si tratta solo di chiedere agli italiani che loro si trasformino. Noi, gli immigrati, non siamo una categoria unica, compatta, in cui non c'è nessuna differenza. Anche tra i migranti ci sono tantissime differenze, anche tra i migranti c'è il razzismo sicuramente. Allora, mi aspetto che ci sia la volontà di un mescolarsi costantemente, di un non aver paura e di un saper appunto arricchire questo paese. Bellissimo. Siamo l'unico popolo al mondo che per andare al mare s'abbronza prima. A me stufata. Quindi io mi chiedo, Michael Jackson, che ne sa che Albano esiste? Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. L'Italia è famosa per il Made in Italy, ma anche per le sue tante personalità che all'estero hanno saputo farsi strada e portare alta la bandiera italiana. Made in Italy, vorrei agganciarmi a questo. Made in Italy è una parola straniera per identificare invece un prodotto italiano. Come whisky è una parola straniera per identificare un whisky italiano, sì. Che è quello di Giacinto Colacchioni, il whisky italiano per le grandi occasioni, un sapore maschio. Allora, a parte il fatto che stai, ripeto, facendo pubblicità mia insaputa, pubblicità occulta, ma nemmeno così tanto occulta, e poi mia insaputa, che c'è una cosa è che... È una cosa che viene spontanea. Okay, te prendi soldi o no, questo è il succo del tuo... Poi che nome è Colacchioni? Whisky Colacchioni? È il cognome del... Ma secondo te, mi dà un Colacchioni? Non si può sentire. Cioè, Colacchioni con una sola L. Colacchioni, Ma perché ti sei abituato, sei esterofile, abituato a chiedere, mi dia un Glenn Russell, invece chiedi, vai fiero e deciso, mi dia un Giacinto Colacchioni, un whisky italiano per le ma la smetti di ripetere! Il signore smettila, se ne intende. Smettila,
Vediamo il signore qua, sì che se ne intende. Vediamo il prossimo capitolo, Italy in the World. Fratelli e sorelle d'Italia. Buonasera, buonasera. Ben trovati. So che siamo alla fine della trasmissione, gli ultimi minuti, si è fatto un po' tardi, diciamo, ma io è dalle 5:15 che sto qua dietro, per cui con tutto la fine. Volevo soltanto fratelli e sorelle d'Italia, la puntata è sull'integrazione, non credo che riusciremo a integrarci, noi non riusciremo a integrarci, perché siamo un popolo del primo mondo, diciamo, no? A benessere, tutto quanto, e siamo un popolo oggettivamente, mo quelli del terzo mondo sono brutti, ci sbagliate, capuami? Quelli del terzo mondo saranno poveri, ma sono molto più belli di noi oggettivamente, perché noi con questo fatto che siamo il benessere siamo un popolo di chiatti, ma siamo chiatti, veramente chiatti. Siamo un popolo, non siamo fratelli d'Italia, siamo fratelli d'Italia, XXL, è una cosa, ma è una cosa brutta, siamo brutti. Uomini obesi, ma maschi enormi, dei maschi abnormi che se gli metti una mutanda di paglia sembra una damigiana da 54 litri, dei bambini cuccioli di Pokémon con le mamme, magnate merendine casugna, forza magnate merendine casugna, delle femmine abnormi che Botero a confronto pitturava le anoressiche, costretta a farsi il bidet con lo specchietto retrovisore, perché se no non si capisce. Brutti, siamo brutti. E siamo vanitosi. E siamo vanitosi nella nostra orripilanza. Siamo vanitosi. Mo andremo in vacanza nel terzo mondo, nelle spiagge, quelle caraibiche, no? Ma siamo vanitosi. Noi siamo l'unico. A me stufato, ma fa impazzire. Siamo l'unico popolo al mondo che per andare al mare s'abbronza prima. A me stufata mi fa scipazzi. Una volta uno diceva: sei pallido, che fai? Vado al mare. Ma no, prima si fa sedia elettrica, ti spargi di benzina, ti appicci con i cerini. Quando sei carbonizzato vai al mare. Che cazzo vai a fare al mare? Sei carbonizzato, stai all'ombra, riposati, rilassati. Ma delle cose, perché che poi non è che andiamo al mare così allegramente, ci mettiamo proprio la capa e cu pensiero. La signora Concetta, prima di andare al mare, prende il giornale, sfoglia, vede Naomi Campbell che col costume bianco sembra la pantera nera. La signora Concetta con lo stesso costume pare a balena bianca, è nato fatto. Arriva nelle spiagge delle Maldive, si scamazza sulla spiaggia che appare un leone marino, che lo registrano i sismografi, che è la roba là, e sulla spiaggia delle Maldive appare sto culo bianco enorme, che noi ci avranno fatto nei clou alla spiaggia delle Maldive, come hanno fatto? Che poi la forza di gravità è contraria alla signora Concetta, perché quando Concetta è sdraiata le chiappe di Concetta si abbandonano lateralmente, no? Lasciando scoperta questa mezzaluna pallida qua dietro, che non vedeva il sole da tempo immemorabile, e ritrovi oggetti che non trovavi da anni. Dalla sotto esce il cellulare, patatine fritte, ma certe cose. Donne abnormi col tanga, che fino a 50 anni fa per trovare il culo sotto la mutanda ci voleva una settimana. Mo per trovare la mutanda a mezzo culo, ma ci vuole un mese, ma delle cose, guarda. Il costume a rete nera che tu vedi con gente che esce dall'acqua e dici: ma non era vietata la pesca al tonno? Ma com'è possibile sta cosa? I costumi di lamè, questi che c'erano di fotovoltaico, davano corrente a tutto il terzo mondo, certe cose. Ma non solo le femmine, anche i maschi. Tu vedi sulla spiaggia esotica i maschi, questi uomini abnormi con quei costumini degli anni 70, quelli piccoli, come Marco Spizza, capi? Quelli piccoli, ingazzati, neri, costumini che
che dentro Clemente sta aggrappata una coscia, perché ogni tanto caccia la capa, che sta succedendo qua fuori? E si riduffa dentro delle cose. Che poi... che poi il costume non si vede, il costumino, perché la panza arriva fino a qua, dai. Sono costretti all'uso della bretella. No, po' costume, po' panza proprio. Delle cose, i costumi di licra, quelli tutti aderenti, con dentro un pacco di cotone idrofilo, così, perché noi ci teniamo a queste cose, diciamo, no? Che poi vanno a fare bagno, sono zuppo cotone, affogano, perché peserà 180 kg quella roba là. I pantaloncini, ma guarda, delle figure. Ma facciamo delle figure barbine. I pantaloncini da spiaggia con dentro la retina infraballe, che è una cosa. Perché c'è l'infradito che mette un dito da una parte e l'infraballe che ne esce, una a destra, una a sinistra, Emilio e Lele, una a destra. Delle cose, i costumi, ma guarda, da vilenda. È triste, è triste, che applaudita, è triste. Però non siamo ancora pronti per partire, per andare, per andare nelle spiagge soli. Manca una cosa fondamentale, il tatuaggio. Guarda, senza tatuaggio non si va a nessuna parte proprio, Te lo chiedono alla dogana, passaporto e tatuaggio, se no non vai a nessuna... Perché il tatuaggio è l'ombra della democrazia, no? Briatore non può avere più tatuaggi miei, hai capito? Perché finisce la pelle in un certo momento, hai capito? Per cui siamo tutti quanto tatuati, bambini di Pistoia tatuati come indios del Paraguay, perché il papà tiene l'Harley Davidson tatuata, il bambino tiene o passeggino tatuato qua, e il nonno tiene una sedia a rotelle, tempo tatuata qua, tutto quanto tatuato. Tatuate tutto quanto le donne, le donne che si fanno le farfalline sul seno, che dopo qualche anno tengono un animale preistorico che arriva fino a che un drago di Komodo azzaccata una sizza, una cosa che non si può guardare, certe cose allucinate, che poi senza pudore, la prima cosa che ci viene in capo, tatuiamo tutto, la ricetta del babà a rum, la lista della spesa, la formazione della nocerina del 74, incontri una che ti dice io sul culo tengo il tatuaggio che è tale e quale a quello che tiene Belen, che ti dice ma non era meglio che tenevo il culo e Belen con un altro tatuaggio? Era meglio. Il tatuaggio è per sempre, quello è proprio, è per sempre. Quindi tu vedi uno che ha scritto io amo Anna Mar, dici chi è Anna Mar? No, si chiama Anna Maria, ma mi ha lasciato mentre facevo tatuaggio, ma come te viene in capo, mo il nome della moglie e del figlio è scritto qua sotto in cinese Maria Gennarina in cinese. Maria Gennarina, che poi cinese che fa un tatuaggio, che se ne fotte, no? Che sai, o cinese, alzi la mano, chi sa o cinese, nessuno sa o cinese, no? Per cui o cinese scrive quello che volesse, no? Scrive all'anima e chi destra morta in cinese. Però, se ci fate caso, quando andate in giro per strade che incontrate i cinesi, ridono sempre. Perché leggono tatuaggi, okay? Dici, ma guarda che l'uscemo, si è scritto all'anima chi destra morto sotto braccia. I tribali, ogni tanto viene qualcuno e dice, guarda qua mi sono fatto un tribale della tribù Waracanuca. Che chi è Waracanuca? Boh, nessuno sa chi sono i Waracanuca. Come se i Waracanuca si tatuassero le orecchiette con le cime di rapa e dicessero, mi sono fatto un tatuaggio in una tribù di Bari. Ma che se ne fotto Waracanuca? Comunque, come siamo tutti pittati, come la Cappella Sistina, possiamo partire. Possiamo partire e andare nel terzo mondo, finalmente nel terzo mondo. Gli uomini
vanno a fare le vacanze sessuali in Indocina. 100.000 italiani l'anno vanno in Indocina a fare le vacanze. 100.000 italiani l'anno, maschi. Le femmine vanno in Giamaica a Che tu incontri una signora in Giamaica e dici: che facciamo oggi? Ci beviamo due bianchini? No, no, io mi faccio tre negroni, quale due bianchini? Ho fatto 8.000 chilometri, farebbe due bianchi, stava a casa mia, no? E questo è uno dei motivi per cui non mi sento italiano, ma per fortuna lo sono. Fratelli e sorelle d'Italia. Dobbiamo fare una premessa. Dunque, Michael Jackson, ve lo ricordate tutti, poverino, poveretto, purtroppo ormai non c'è più. È rimasto fregato da questa iniezione letale che sembrava dovesse calmarlo, invece niente, purtroppo l'ha ucciso. È una grave mancanza, è stato un uomo discusso, un artista che a non tutti piaceva, insomma, ha avuto una vita tormentata, gliene sono capitati di tutti i colori, però va riconosciuto comunque la grandezza di Michael Jackson. Per ricordarvi un momento quattro cose, collocare definitivamente Michael Jackson e l'importanza che aveva, vi devo raccontare questo. Le dediche sui dischi di Michael Jackson non sono fatte a persone qualsiasi. La prima è sempre comunque a Gesù Cristo, che lui ringrazia per questo grande talento che gli ha dato di scrivere questa musica meravigliosa. La seconda è sempre ai genitori, Catherine e Joseph Jackson, che lui ringrazia perché tutti gli schiaffi che gli hanno dato fino a quando non sembrava sti passi di danza a memoria. Tanto io mi sono immaginato, ma vuoi vedere che questo passo è nato perché a forza di schiaffi lui batte, cioè tornava indietro, non ne poteva. I collaboratori di Michael Jackson, i collaboratori sono tra i più grandi musicisti mai esistiti al mondo. Pensate, Paul McCartney gli ha regalato una canzone. Tieni, Michael, è per te, te la regalo. Che carino, grazie. Quanti li vuoi? No, niente, mi fa piacere, figurati, c'è problema. Stevie Wonder gli va a suonare l'armonica a bocca anche per poche note. Dimmi, Michael, dove devo andare? Da questa parte, prego, lo metto qui. Quincy Jones, il più grande produttore di musica black di tutti i tempi, gli ha prodotto i suoi primi tre album, tra i quali, vi ricordo, ancora oggi c'è Thriller, che è l'album più venduto della storia del mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. Quindi io mi chiedo, Michael Jackson, che ne sa che Albano esiste? Tuttavia, pur di dare retta a questa tesi assurda della storia del plagio da parte di Michael Jackson nei confronti di Albano, io mi sono immaginato questo. Quincy Jones, che per lavoro deve ascoltare la musica del tutto il mondo, non chiedetemi come e perché, sente un pezzo vecchio che si intitola I cigni di Balaga. Intuisce che può diventare un successo di portata mondiale e corre di corsa da Michael Jackson, dimenticando il rancore che nutriva nei suoi confronti, che dopo quattro anni l'aveva scaricato così, senza alcun motivo. Basta, quindi sei mai stupato, vattene via. Ah, Michael, ma che ti ho fatto? Abbiamo 2 milioni di dischi? No, 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 basta, dai, una cosa sola. Sentite, mette da parte questo rancore, prende la macchina e vola da lui. È tardi, tardissimo, ma non si può assolutamente perdere tempo. E in Cino, California, fuori piove. Fuori dalla residenza privata di Michael Jackson, che vi ricordo, c'è una montagna russa in giardino, arriva Quincy Jones al volante della sua macchina. Perché manca a Los Angeles costo tempo, lo trovi un autista disposto ad accompagnarti. Arriva lì di fuori, c'è il gabbiotto della guardia che lo riconosce. Signor Jones, ma che ci fa lei qui? Sono le 3 di notte, piove. Per favore, Billy, puoi aprirmi, lo so, c'è un tempaccio.
Entra la macchina, entra Quincy Jones, c'è la signor Jones, che bello, mi è venuto a trovare? Beh, veramente no, sei venuto a trovare Michael Jackson, dovrei entrare e incontrarlo immediatamente, è molto urgente. Signor Jones, lei lo sa, non può entrare, non c'è il passi. Senti, Billy, per favore, mi conosci da una vita, se vengo qui a quest'ora mi dico solamente per entrare, un motivo ci sarà, no? Ma signor Jones, io senza autorizzazione come faccio? E fa una richiesta alla segreteria interna notturna. Parte quindi un fax verso la villa di Michael Jackson, perché certe autorizzazioni per entrare di notte nella villa le può dare solo lui. Qual era il dramma di quella sera? È che ovviamente Michael Jackson non lo trovavano. Avete provato fuori, per favore? Avete guardato, visto? Sull'otto volante, Mari? Ma no, oggi non si è visto con sto tempo. Ah, vabbè, lasciamo perdere. Avete provato al casinò? Avete provato al casinò? Michael Jackson si è fatto costruire un piccolo casinò. Vanno dentro, ci sono solo i gruppi che stanno da soli lì. No, oggi non è venuto, non si è fatto vedere, va bene, niente. Che giocavano con le slot. Avete provato al supermercato? Michael Jackson c'è un piccolo supermercatino solo per lui. Va lì col carrello che fa la spesa, prende lo yocca, prende la cosa, la va lì, va alla spesa. Quant'è? $2? Ti dispiace segnare? No, non c'è problema, figure, va bene. Quindi, tranquillo. Insomma, alla fine, non mi chiedete dove, lo trovano. E gli dicono, Michael, c'è Quincy Jones all'entrata, che facciamo? Mandiamo via? Ma che siete pazzi? Io mi è venuto a trovarlo da 4 anni, proviamo a farlo entrare, magari mi porta un progetto o qualcosa. Quindi arriva il fax di risposta nel gabbiotto delle guardie, il Billy lo legge e dice, signor Jones, lei può entrare. E quindi, dopo 20 minuti di curve, Quincy Jones riesce ad arrivare davanti al castello di Michael Jackson, dove fuori ad attenderlo ci sono 4 valletti. Buonasera, signor Jones. Signor Jones, che piacere vederla. Signor Jones, bentornato. Signor Jones, che piacere averle qui. Quincy Jones entra nell'androne, fa tutto lo scalone e finalmente, dopo 4 anni, si riaccomoda nello studiolo privato di Michael Jackson. Si siede sul divano, attende qualche minuto. Nel frattempo tutti i bambini erano stati mandati via. Di colpo si apre la porta, entra Michael Jackson in vestaglia, una larva. Quincy lo guarda come un padre guarda il figliolo ridotto male in comunità e gli dice pure una patetica bugia. Michael, ti trovi in forma? Vabbè, così. Ma bando alle ciance, bando ai convenevoli. Bando alle ciance, bando ai convenevoli. Quincy, a cosa debbo la tua visita? Michael, ti ho portato un regalino. E che cos'è? E gli dà il 45 giri dei Cigni del Balagà. Quello lo guarda e dice, ma che cos'è questo? Un disco, lo devi sentire subito, un pezzo fortissimo. Guarda, ti ringrazio, Quincy, però purtroppo, vedi, io qua c'ho il CD, c'ho il mini disc, c'ho il Quantum Range Record in process, c'ho Pro Tools, c'ho l'iPod, ancora devo non inventare, però credimi, io un giradischi proprio non ce l'ho. Allora non ci siamo capiti, Michael! Io ti ho portato l'oro puro! Ti prego di trovare subito un giradischi! A risveglia tutti quanti nella villa! Cercate un giradischi per Michael! E finalmente nell'ala museale, accanto allo scheletro di Elephant Man, perché Michael si è comprato pure quello, trovano un vecchio giradischi della Lesa. Sai quei giradischi vecchi con l'altoparlante sopra il coperchio? Pieno di polvere, tutto, una polvere così, lo prendono, lo portano allo studiolo di Michael Jackson, ormai tutti i collaboratori in piedi, tutti svegli, tutti insieme, lì finalmente tutti quanti possono sentire questo pezzo. Caro grande genio indiano, dolce sognatore, quanto dolore c'era nel volo di Balacca. Lo sai che questo pezzo è molto forte, è molto carino, ma lo sai che hai ragione, Quincy, te l'avevo detto, ma come fai, Quincy? Guarda, non lo so nemmeno io. Senti, però, il pezzo è forte, però, senti, bisogna riarrangiarlo, no? Vorremmo farlo in un altro modo, ma certo, stai tranquillo, Michael, lo riarrangiamo senz'altro. E come pensavi di farlo? Dimmi, Quincy, spiegami la tua arte. Allora, guarda, io pensavo di prendere una bella orchestra d'archi. E sai chi chiamiamo a dirigere? No, dimmi, Quincy. Johnny Mandel. Johnny Mandel, sì, Johnny Mandel è perfetto per queste cose. Chiamiamo Johnny, non c'è problema. Johnny Mandel, l'orchestratore di tutti i brani di Frank Sinatra. This is a marvelous song by Cole Porter, orchestrated by Johnny Mandel. Senti, violini, Michael, senti che belli. Sì, sono belli, voglio questi. Sì, sì, ti prendo io questi, va bene.
Senti, i cori, i cori ci vogliono, eh. Chi pensavi di prendere? Beh, per i cori pensavo i Berliner Philharmoniker. Esagerato, i Berliner Philharmoniker. No, che problema c'è? Ma chi lo chiama Bado? Claudio, capirei, lo conosco io. Qual è il problema? Una telefonata arriva. I Berliner Philharmoniker! Senti, per i tastiere chi pensavi? Greg Philly Gaines, il più grande programmatore di tastiere digitali dell'epoca. Ha lavorato con chiunque, con Elton John, con Diana Ross, con gli Earth, Wind & Fire, con Al Jarreau! Insomma, prendono Greg Philly Gaines. Senti, e chi lo missa? È Bruce Swedien, se no è inutile. Bruce Swedien, l'unico uomo che sa utilizzare il Quantum Range Recording Process. Per forza, ha inventato lui. Vabbè, pigliamo quello. Allora, come avete capito, nello studiolo privato di Michael Jackson, con Quincy Jones redivivo e Michael Jackson in vestaglia, sta prendendo piede questa ipotesi di pezzo che si intitolerà Will You Be There e che uscirà in tutto il mondo nel nuovo album di Michael Jackson. Michael guarda Quincy, ragazzi, per Quincy, hip hip, urrà! Portate subito lo champagne, arriva il Krug millesimato, tutti i bicchieri meravigliosi vengono riempiti, tutti i calici stanno in aria per fare un brindisi, quando uno dei collaboratori di Michael Jackson che cosa dice? Scusate ragazzi, manca solo la pratica per l'acquisto dei diritti d'autore di questa canzone, ma chiamo io l'avvocato, chiamo io lo studio legale, chiamo io Tommy Mottola. E che cosa dice Michael Jackson? No, che mi frega, ragazzi, la rubo. Ma che dici? Come la rubi? Sì, la rubo, la copia, non se ne accorgerà nessuno, non c'è problema. Ma dai, Michael, non puoi dire una cosa del genere. Se ne accorgeranno tutti, anche lui, anche Albano. No, la rubo, la copia, se no non la faccio. Ah, Michael, ma costeranno 400.000 lire i diritti di questa canzone di Albano. No, mi frega niente, la rubo, la copia, se no non la faccio e basta. Michael Jackson, l'uomo che ha acquistato i diritti d'autore di tutte le 185 canzoni dei Beatles, decide di rubare un pezzo ad Albano per risparmiare 400.000 lire. Dissolvenza, Puglia profonda, Cellino San Marco, in questa terra arsa, secca, questa luce, la vedete? La luce della Puglia! In questa terra arsa, secca, dove le uniche regine sono queste zanzare, queste cicale, arriva improvvisamente nella residenza di Albano un trullo, il figliolo Yaris della Toyota. Arriva di seguito, si chiama così come la macchina, arriva lì tutto di corsa portando il CD di Michael Jackson dietro. Papà, guarda! Oddio figlio mio, che cos'è questo disco luminescente? Ma papà, è un CD, cosa? È il nuovo modo di fare musica? Non lo so, non ti capisco, no. Dobbiamo sentirlo subito. Io ti ringrazio, ma purtroppo qua c'è solo un vecchio giradischi, quello con la voce del padrone, con la tromba, capito, quello lì con la mano. No, papà, te lo devo fare sentire io. Ma come facciamo? Te lo faccio sentire dentro la macchina, nella macchina, sì, c'è CD di serie, nella Yaris, non lo sapevo, vado io, vabbè. Entra lì dentro. Gli mette il CD dentro e finalmente Albano può sentire questo pezzo. E che cosa dice? Ammazza, bello sto pezzo, che cos'è? Ah papà, ma l'hai scritto tu? No, ti ringrazio figlio mio. Sei carino, sei gentile, ma purtroppo papà non sa scrivere questa musica così bella. Sei carino, sei gentile, ma purtroppo non è di papà. Ah papà, ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balagà? La prima volta che ho conosciuto un milanese dal vivo, no, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Se si liberava al centro, mi buttava al centro. Io quando faccio politica, lo ripeto, non ne faccio una questione politica. Che soffesso che la vedo solo io. Pulia l'ha pensata, se la vedo solo lui è pesa, l'ha detta Pulia. No. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. Grazie.
L'Italia è anche il paese delle diversità, il paese delle diversità linguistiche, economiche, geografiche, culturali. La storia dell'Italia è tutta un ricucire queste diversità, però è stato dimostrato che si può essere diversi ma si può andare d'accordo lo stesso. È quello che capita ad esempio a me a Lillo, certo, che siamo molto diversi, certo, no? Beh, eppure sì, andiamo sì, d'accordo. Sì. Io sono, che ne so, alto e lui no, è basso, per esempio. Ma non è che è basso, cioè dai, no, perché lo pesantisci, è basso. È no, basso. Potevo anche dire sono magro, tu sei grasso, cioè, anche questa qui poteva essere. Però basta dire, tu hai gli occhiali o no per dire, no? Sì, vabbè, io sono rock and roll, lui è funky, e lui soffre di forfora perniciosa, io no. Vabbè, no, se hai capito l'esempio, sì, sì. No, ma ti dicevo delle diversità. Lui ha le membra affastellate, sì, sgraziatamente, un po' scomposte. Io mi sono abbastanza distinto. Sì. Lui è maleodorante, io no. Lui è aduso a togliersi le impurità con le dita dal naso, sì, io no. Vediamo, queste... vediamo il capitolo, così simili, così diversi. Grazie. Che c'è? Che c'è, Greg? Che c'è? C'era quella cosa. Ah, sì, sì, lui ha la pelle grassa, io no. La pianti! Non me lo ricordavo. Così perché c'era questa cosa? Diversi, vediamo. Fratelli e sorelle d'Italia. Io vi devo dare una grande delusione. Io non sono siciliano. Sono milanese, sono stato in vacanza 2 settimane in Sicilia, ho preso l'accento, non sono venuto più fuori. Allora, appena sentono dire che sono siciliano, mi sento dire sempre la solita cosa. Che bella regione che è la Sicilia, un bel clima, un bel mare, la gente è cordiale, vita sana, genuina, si mangia bene, si sta bene. Alla fine si conclude sempre con la solita frase. Cioè, peccato che però in Sicilia si sta male perché manca il lavoro. Guarda, è vero, il lavoro manca, ma non è che si sta male. Anzi, c'è più tempo libero di gara agli hobby, agli amici, insomma, si fa una vita più serena che... Un po' è vero che manca il lavoro, però è anche vero che quel poco che c'è lo nascondiamo, perché come indole non siamo portati proprio per questo tipo di attività. No, il siciliano, il lavoro, proprio, siamo nati in un posto dove la gente viene in vacanza da tutto il mondo, e non voglio, vorrei capire perché io che ci sono nato devo lavorare. No. Se uno doveva lavorare nasceva in un altro posto, nasceva a Milano, a Torino, i posti più tristi che... Io ho sempre pensato... Quando si parla di federalismo io sono d'accordo, perché l'Italia è composta da tante regioni che hanno climi, caratteristiche, costumi diversi, non si può fare di tutte le bombacce. Cioè, in Italia ci sono regioni adatte per il lavoro e regioni adatte per la vacanza. Tipo, la Lombardia indubbiamente rientra tra le regioni adatte per il lavoro. A Milano è facile lavorare. A Milano tu ti svegli la mattina, esci di casa, trovi freddo, nebbia, pioggia, tutta la gente a lavorare, nel bar non c'è nessuno. È normale che uno dopo 2 o 3 giorni che sta là per ammazzare il tempo si trova al lavoro. Almeno parlo con qualcuno. Non è come da noi in Sicilia, che ti svegli la mattina, esci di casa, c'è sempre una bella giornata, il sole, il mare bello, invitante, gli amici tutti al bar a leggere il giornale, a mangiare la granita. Io non si guarda in giro un attimo, scusa, dico, vuoi dare che l'unico stronzo che dovrebbe lavorare qua dovrebbe essere io? Prende male questa cosa. Io mi ricordo la prima volta che ho conosciuto un milanese dal vivo. No, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. A Rai 3 facevano questi documentari sui milanesi, facevano vedere dove abitano, cosa mangiano, come si riproducono nel loro habitat. No, io ho incontrato questo signore la prima volta che l'ho visto, era in spiaggia, era un signore sui 60 anni di Milano, era venuto in vacanza. Io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. Dico, la prima volta che lo vedo, l'ombra si prende paura, scappa. Dico, magari si ambienta, fa il nido, che ne so. Dico, i primi giorni mi nascondevo dietro ai cespugli, dietro agli scogli, evitavo di fare movimenti bruschi. Dopo 2 o 3 giorni cominciavo a mettergli a mangiare dietro l'albero, mi allontanavo e lui se ne andava a prendere. Dopo 1 settimana questo qua mi prendeva e mangiava dalle mani, era una soddisfazione, sapeva accarezzare, era un po' intenzione, un po' soffiato, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane abbiamo fatto amicizia, abbiamo preso confidenza, insomma. Una mattina mi ferma, sto signore, mi ha detto, mi devi togliere una curiosità. Prego, detto, ma tu alla tua età, mi ha detto, non lavori? Che sei un ragazzo sano, giovane, che non lavori. Purtroppo, dico, in Sicilia manca il lavoro. Ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu ti sbatta più tanto. Io sono qua da 2 settimane, sono ogni mattina in spiaggia. Prego, manca il lavoro, che faccio? Sto a casa a piangere. Il mare è gratis, uno quello che può godere lo gode. Ma no, mi ha detto, fai male. Io alla tua età già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi mi sono messo in proprio, ho aperto una piccola attività per conto mio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori, piano piano mi sono ingrandito. Sai, ho già fatto tantissimi anni di sacrifici,
Lavoravo 8, 10, 12 ore al giorno, sabato e domenica, non mi fermavo mai. Però adesso, ovviamente, dopo tanti anni di sacrifici, mi ritrovo adesso ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Detto Cattico, a me fa piacere che lei sia proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti, che le cose vanno bene, insomma. Però come c'è bisogno di fare tutto questo casino per andare a mare? Dico, io stamattina mi sono svegliato e ho pensato, dico, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Dico, siccome... siccome erano già le 11, siccome erano già le 11 quando mi sono alzato, ho detto, per oggi vado a mare, con l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima. Che ci vuole un po' di tempo, trovo il terreno, fa l'azienda... Poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. C'è una ricerca porta a porta, come i testimoni di Geova. Che magari trovi poi a fine mese c'è chi sciopera, chi vuole l'aumento, vuole andare in malattia, in ferie, chi vuole la promozione. C'è la mafia da pagare, tasse da evadere, un sacco di problemi. Ci ho pensato una mezz'oretta, ho detto, vado andato a fanculo, vado a mare qua. Anche i politici in Sicilia non è che ci hanno mai dato più di tanto. Anni fa mi ricordo c'è stato un politico, questo qua si è candidato, ha fatto una bella campagna elettorale, ci ha convinto, l'abbiamo eletto. Non faccio il nome perché sono stato educato così. Questo qua arriva a Roma al Parlamento. La prima volta che prende la parola si alza in piedi e dice «Dobbiamo portare il lavoro in Sicilia!» Sto pezzo di merda. Prima ci chiede voto, poi ci viene contro. 50 anni che mandiamo i politici a Roma a chiedere contributi, questo di sua iniziativa a chiedere lavoro, ma si scemo di questo. Infatti la legislatura dopo non l'abbiamo rieletto per non correre il rischio. Guardate che sto tanto si accanisce che alla fine là con Dendolo ci tocca lavorare davvero qua. Ma comunque, no, non esiste proprio. Alla fine mi è toccato emigrare pure a me. Emigrare è una parola grossa che non vorrei spendere nei miei confronti. Che io non lavoravo in Sicilia e non sto lavorando neanche a Milano per motivi miei di coerenza. Mi ricordo quando sono arrivato a Milano c'era un mio amico che era là già da anni, mi ha detto guarda, ti do qualche consiglio, qualche indirizzo, come muoverti, anzi se per il primo periodo vuoi dormire a casa mia ti posso ospitare, ti ringrazio, io abito ancora a casa sua. Un pomeriggio eravamo al bar, i primi giorni che ero, l'ha detto, guarda, ti presento un mio amico di Milano, Giorgio. Giorgio, lui è un mio amico di origini siciliane. Di origine. Tre giorni che sono qua, già divento di origine. Ancora c'ho il maglione nella valigia. Cioè, mi ha detto, non sai, gli ho detto così perché Giorgio è un esponente della Lega Nord, cioè cercavo di avvicinarmi in qualche modo, di evitare qualche contrasto. E infatti Giorgio, quando ha saputo che ero siciliano, stavo a Milano e non lavoravo, l'ha presa malissimo. Ah, cioè voi siciliani siete tutti uguali, non avete voglia di lavorare, non avete voglia di far niente, fa. Noi al nord lavoriamo, produciamo e paghiamo le tasse, fa, da sud siete buoni, solo a prendere i contributi, campate sulle spalle del nostro lavoro, fa, vi manteniamo noi. Ecco, Giorgio, stai calmo, che sono qua da tre giorni, non lo so come stanno le cose, dammi il tempo che mi informo, poi magari parliamo meglio. No, poi ho detto, vorrei precisare una cosa, se è vero che ci mantenete voi, ho detto, cercate di lavorare di più perché non è che stiamo bene, cioè. Che... se uno si prende un incarico, grazie. Se uno si prende un incarico lo deve fare bene. Oh, se non ce la fate, ce lo dite che ci facciamo mantenere dall'altro, no? Non è che vi dovete ammazzare. L'altro, voglio dire, noi siciliani siamo abituati a questo tipo di atteggiamento. Saranno 3, 4, 5 mila anni, non so, che siamo dominati. Hanno cominciato i fenici, i greci, i romani, gli arabi, i normanni, i spagnoli, i francesi, i borboni, che arrivava in Sicilia, dominava. Tutta gente per bene, eh. Costruivano strade, templi, fortificazioni, chiese, facevano un mazzo tanto, dovevano lavorare. Io intanto fermati, prendete un caffè, cioè, no, dobbiamo dominare, e dominate. Però, piano piano stiamo cercando di recuperare il passo con il resto d'Italia, d'Europa, però ci vuole un po' di tempo. Proprio che ci portiamo dietro da migliaia di anni, mica si può cambiare nel giro di pochi decenni. Per esempio, per fare l'autostrada alla Palermo-Messina, ci abbiamo messo 30 anni. Se l'avessero fatta i normanni, 4-5 anni era pronta. Però va là a convincere 800 anni fa, 700 anni fa, Federico II a fare l'autostrada. Federico II magari giustamente avrebbe chiesto, ma a che serve l'autostrada?
Cioè, vedere, poi ci passano le macchine. C'è che sono le macchine, vedere, una cosa alla volta. Tu andando a fare l'autostrada, dai. Com'è? Com'è la Salerno-Reggio Calabria? La Salerno-Reggio Calabria sembra che la stanno costruendo gli schiavi egiziani. 60 anni che è in costruzione. Ancora ci sono i calabresi nudi che trasportano in massa la pietra, la metto qua, sta pietra. Certo, hanno fatto prima la piramide di Cheope 3.000 anni fa che la Salerno-Reggio Calabria adesso, nel terzo millennio. Certo, adesso che l'hanno finita ci tengono a farla durare il tempo, dopo tanta fatica. Infatti la usano una corsia per volta, così dura di più. Io ho sempre sostenuto che la Salerno-Reggio Calabria fosse un deterrente per evitare l'invasione dei terroni al nord. Dice, terrone, se vuoi venire al nord dovrai superare la palude maledetta, il lago delle mille spade, la foresta incantata e la Salerno-Reggio Calabria. Grazie, resta a casa. Infatti, ogni volta che un siciliano, un calabrese partono per andare al nord, salutano la mamma, i parenti, gli amici, la fidanzata, l'ultima cosa che dicono, mi raccomando, quando arriva a Salerno telefono. Ma devo andare a Monaco di Baviera, tu telefono a Salerno, che dall'in poi è facile. Poi c'è una notizia all'ultima ora, non so se vi è arrivata, che l'UNESCO ha nominato la Salerno-Reggio Calabria patrimonio dell'umanità. È una delle opere architettoniche della storia dell'uomo di cui ancora non sono svelati i misteri. Nessuno ancora è riuscito a spiegare come abbiano fatto a fare un'autostrada di 600 km che è sempre in salita, sia andata che ritorno. Grazie a tutti. Fratelli e sorelle d'Italia. C'era una volta un piccolo paese. Il piccolo presidente di questo piccolo paese si chiamava Tony Mafioso ed era il presidente del partito dei mafiosi. Nel piccolo paese c'erano altri partiti, c'era per esempio il partito dei corrotti, il presidente era Tony Corrotto, e poi c'era anche l'opposizione, che chiamandosi l'opposizione stava all'opposizione. Infatti qualcuno pensò, cambiamo nome a sto partito, perché sennò stiamo sempre all'opposizione. Qualcuno pensò, chiamiamolo PDO, partito della opposizione. Qualcun altro invece disse, chiamiamolo l'opposizione tutto attaccato, senza l'apostrofo inutile, retaggio borghese. Però questa posizione sembrava un po' troppo d'opposizione pure per il partito d'opposizione. Così l'opposizione continuò a chiamarsi l'opposizione con l'apostrofo e rimase a fare l'opposizione nel salottino privato del bar della mafia in via della corruzione, sorseggiando scotch e giocando a bridge. Ma Tony Mafioso, presidente del partito dei mafiosi, una volta non era un presidente, una volta era un semplice cittadino. A un certo punto però decise di scendere in campo, fece un famoso discorso alla Conf Camorra, nel quale discorso disse: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Sì lo so, un tempo erano gli elettori che sceglievano i propri deputati, i propri senatori, eccetera, eccetera, ma a quel tempo era tutto più complicato, perché c'erano i comunisti che votavano per i comunisti, c'erano i fascisti che votavano per i fascisti, c'erano i democristiani che votavano per i democristiani, e quando parlava un fascista lo capivi che era fascista, quando parlava un comunista lo capivi, quando parlava un democristiano non lo capivi, e per quello capivi che era democristiano, ma non importa. Si capivano le differenze, ma allora era tutto più complicato, tutto più complesso in quel periodo, perché ci stavano delle maggioranze striminzite del 51, 55, 60, 65% al massimo, e invece io, disse Tony Mafioso, io so perfettamente che l'unica vera maggioranza è quella del 100%, al massimo del 99, non di meno. Io non posso accontentarvi di una maggioranza striminzita del 50-60, capito? Perciò ho pensato che una maggioranza me la dovevo scegliere io, per questo vi dico sono io che ho scelto voi e non voi che avrete scelto me. Una maggioranza che già esiste nel paese. Se la maggioranza dei cittadini, che ne so, si mette le dita nel naso, io farò il partito delle dita nel naso. Se la maggior parte dei cittadini c'ha l'alito pesante, farò il partito della fiatella. Io quando faccio politica non ne faccio una questione politica. Ho saputo che una buona maggioranza di cittadini del piccolo paese, per esempio, bevono bevande gassate. Volevo fare il partito del rutto, ma hanno detto che era una cosa un po' così, poco elegante. Lo so. Oggi chi rutta scureggia, tocca il culo alle ragazzine stare nel mio partito, siete benvenuti, ma a quel tempo c'era ancora un certo galateo, un certo rispetto. Poi sono venuto a sapere che una buona maggioranza usa il preservativo, volevo fare il partito del condom, se fai una passeggiata di notte in quelle viuzze scure, è tutto un fiorire di preservativi usati e fazzoletti zozzi appalloccolati.
Poi mi hanno spiegato che nel preservativo c'è una contraddizione politica. Ecco, diciamo, contando il numero di maschi adulti che fanno sesso, quelli che chiameremo i torelli, e togliendo da questo numero quelli che non utilizzano il preservativo perché sono cattolici, rimaneva uno striminzitissimo numero di torelli atei. Abbiamo fatto il calcolo che, contando proprio il numero di preservativi usati nel piccolo paese, i torelli atei dovevano fare sesso 82 volte al giorno con 44 preservativi alla volta. È ovvio che molti torelli cattolici mentono, mentono. Ma cosa pensate, che se vi mettete il cappuccetto poi non vi riconosciamo? Scopatori mascherati. Era una maggioranza troppo silenziosa. Poi si è liberato un posto a destra e mi sono buttato a destra. Io lo voglio dire per rispetto di tutti quanti: se si liberava a sinistra mi buttavo a sinistra, se si liberava al centro mi buttavo al centro. Io quando faccio politica, lo ripeto, non ne faccio una questione politica. Io sono come quel benzinaio famoso, quello che diceva i partiti sono come i taxi, io li pago tutti e ci faccio un giro. Ecco, se è liberato a destra mi sono buttato a destra. Ma a quel punto cosa mi dovevo accontentare di una maggioranza del 55-60% quando so perfettamente, è inutile mentire, che la vera maggioranza è del 100%. Allora mi sono ricordato di una storiella, ve la racconto, non fa ridere, però insegna qualcosa. La storiella famosa di quel contadino che c'ha la barca, che se c'ha la barca, secondo me, è evasore fiscale, ma a parte questo. Il contadino c'ha la barca, deve far attraversare un pezzetto di fiume a una capra, un cavolo e un lupo. Strano pure queste cose che c'ha sto contadino, comunque non importa, non importa. E ne può far attraversare solo due alla volta, non tre alla volta, due alla volta. Allora che fa? Prende la capra, la porta di là, perché il lupo non si mangia il cavolo, poi torna indietro, prende il cavolo, lo porta alla capra, ma non lascia la capra lì, riprende la capra, la porta dal lupo, ma non la lascia col lupo, se no se la mangia, prende il lupo, la porta dal cavolo, prende la capra, la fa riattraversare. Chiaro? Non importa che non sia chiaro, comunque è così, funziona così, credeteci, credeteci. Ma io vi chiedo, se quel contadino si candidasse, ovvero sia, come si suol dire, scendesse in campo, ecco, se quel contadino scendesse in campo e si candidasse, voi pensate che la capra, anche se non si mangia il cavolo, non se lo vorrebbe mangiare? Voi pensate che il lupo, quando vede la capra che fa avanti e indietro, non gli viene l'acquolina in bocca? Allora io vi dico che se quel contadino scendesse in campo, se si candidasse, seppure avesse il voto della capra, non lo voterebbe il cavolo. Se lo votasse il cavolo, non lo voterebbe la capra. Se prendesse il voto della capra, non prenderebbe quello del lupo. Non avrebbe la vera maggioranza, quella del 100%, allora io ho un'altra tecnica. Io prendo la capra, la porto di là. Prendo il cavolo, lo porto dalla capra, mi volto di spalle e faccio finta di niente. La capra si mangia il cavolo. Avete perso un cavolo, ma avete il voto della capra. Poi prendo il lupo, lo porto di là, lo porto di là, lo porto di là. Il lupo sta insieme alla capra, io mi volto di nuovo di spalle, il lupo si mangia la capra, voi avete perso anche una capra, ma adesso avete il voto del lupo. E il lupo adesso è l'unico, il lupo adesso è il 100%. Capite? Capite perché non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi? Perché voi siete il lupo, voi siete carogne, siete infami, siete bastardi, io per questo vi ho scelto, perché siete più cattivi, siete più forti. Se era più forte la capra, io facevo il partito della capra. Se era più forte il cavolo, facevo il partito del cavolo. Non mi interessa, non mi interessa. Ma siete più forti voi e ho fatto il partito del lupo. Capite perché si dice salvare capra e cavoli? Perché? Perché non si dice salvare capra, cavoli e lupo? Perché il lupo si salva da solo, si salva. E io ho scelto voi. Noi adesso stiamo al governo, abbiamo una piccola maggioranza. All'opposizione c'è il partito del cavolo e il partito della capra. Noi ci voltiamo di spalle e facciamo finta di niente. La capra si mangia il cavolo e quando la capra si sarà mangiata il cavolo, noi ci volteremo e ci mangeremo la capra. A quel punto noi saremo il 100%. A quel punto non saremo più uguali, come vi dicono gli altri, ma saremo soltanto noi, saremo identici. Quel giorno voi vi sveglierete, vi alzerete dal letto, vi andrete a mettere davanti allo specchio e dentro allo specchio vedrete me. Fratelli e sorelle d'Italia. Il teatro, un luogo dove si raccontano storie, dove l'attore è solo sul palcoscenico con le scene e la quarta parete che divide l'attore dal pubblico, sacra, inviolabile, la quarta parete. E qua, oltre la quarta parete, l'attore è solo. Scusa, signore, con la quarta parete. Grazie, signore. Grazie, signore. Grazie, signore. Ciao. A brutti, signore. Grazie.
Scusa, ah, di salvare. Io lavoro a casa del signore due botte a settimana. Lavoro giovedì, signore, e giorno dopo. Giorno dopo giovedì, signore. Due botte a casa di lui, pulisce. Senti, dopo, per favore, Ariel. A casa del piano di sotto c'è il generale. Siamo a teatro, Ariel. Siamo a teatro. Con chi stai parlando? Con la gente che batte le mani, signore, gente. No, signore. Cosa fai? No, signore. Ti ripeto la domanda. Siamo a teatro? Siamo a teatro? Con chi stai parlando? Con la gente, signore. Quale gente? Gente che sta qua, tutto rotondolo, 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 signore. Per rotondolo, non c'è nessuno qua, non vedi? Guarda bene. Ieri, vedi, c'era gente qua, signore. Ti ripeto la domanda, siamo a teatro? Sì, signore. Guarda bene. Guardi bene. Cosa vedi? Lì c'è un signore con la camera. Lascia scaccare la camera. Allora, per favore, per favore, siamo a teatro. Sì, signore. Cosa vedi davanti a te? Guarda bene. La signora è suggerita, però non è a bare, scusa. Cioè. Quale signora? Quale signora? Non c'è nessuno davanti a te. Come non c'è nessuno? C'è gente. C'è. Ma quale gente? C'è nessuno? Guarda bene, non c'è nessuno. Che siamo a teatro. Sì, signora. Vedi la gente? Vedi la gente? Picchia è pericolosa, signora. Allora, siamo a teatro, qua davanti a te, c'è la quarta parete. Chi c'è? La quarta parete. Ha capito, signor, non ha capito chi c'è davanti a me? La c'è? Quarta parete, la vedi? No, signor. No. Non la vedi? No, signor. Non la vedi? Un pochetto sì, signore. Ah, meno male, guarda. Sì, Madonna, siamo a teatro. Sì, meno male, non la vedi la quarta parete? La vede. Perché ho pensato che la vedo solo io. Certo, che soffesso che la vedo solo io. Puria l'ha pensata, se la vedo solo lui è pesa, l'ha detto Puria. No, nel senso che... Sì, no, dico, se, sì, essendo a teatro, sì, la quarta parete, se la vedessi solo io, sì, sarei un fesso. Invece fesso. La vediamo tutte e due, sì. Siamo tutte e due. Fesso, no, che fessi. No, è il 100% del palcoscenico che vede la quarta parete. Divide, la quarta sì. Parete. Sì, signore. La vedi? Sì, sì. Guarda bella. La quarta parete. Bella, signore. Ti piace? Tanto, signore. Guarda che bella. Bella. E di che colore è? Che colore è? Sì, signore. Dico, la domanda l'ho fatta io. Di che colore è la quarta parete? Io devo dire che colore è? La domanda l'ho fatta io. Dai, su. Io dici che è blu, signore. Blu. Sì, signor. Blu. 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 Ecco, faccia la quarta parete blu. L'ha detta apposta io, signore. Dai, su, di che colore è la quarta parete? Fuschia, signore. Colore fuschia. Fuschia. Fucsia. Sì, signore. Faccia la quarta parete fucsia. No, signor. Ma no, dai, guardala bene. Guarda bene. Guarda bene, è già? È già. È già? È già. Dico, è già? È già fatta, ma che è già fatta? È già lì? Già lì da prima. No, già lì da prima. C'era già da prima, io non l'ho vista, però c'è, signore. Sì, signore. È già lì? No. No, non c'è più adesso. No, non c'è più, è giallina, colore. Ah, è giallino colore. Guarda che bel colore giallino. Io non avevo capito, è giallina, signore. Hai capito, ti piace? Bella, signore. E questa è una quarta parete, siamo a teatro, c'è la quarta parete. E cosa c'è qui sulla quarta parete? Qua che c'è sulla quarta parete? Qua che c'è sulla quarta parete? Qua che c'è sulla quarta parete? C'è un buco rotondo là. Che è buco rotondo? Buco rotondo. Che è sto buco rotondo? Buco rotondo. Non fare gesti, che è sto bucolo? Non si dice bucolo. Cos'è? Chi è bucolo? Un nome bucolo? Bucolo. Bucolo, l'ottavo dei sette nani, il tossico. Per favore, non si dice bucolo. Bucolo no. Bucolo no. Bucolo no. Senza lo. Lo. Lo no. Lo no. No lo. Non lo. Lo no. Non lo. Lo no. Bucolo no. Bucolo no. Rotondolo. Rotondolo nemmeno. Sì, signore. Non c'è il lo. Buco rotondo, casomai. Ma sì, no, signore, qua, essendo una parete, c'è un barometro. Un barometro, sì, signore. Sì, signore. Barometro. Sai cosa serve il barometro? Sì, lo sa, signore. A misurare le bare, signore. Barometro serve a misurare... Il barometro serve a misurare il tempo, non le bare. Il tempo, signore, sì. Il barometro serve a misurare il tempo e l'orologio misura le bare. No, signore!
Qua c'è un barometro. Sì, e qua sulla quarta parete, cosa c'è qua? Chi sulla c'è? Quarta parete? Un signore con gli occhiali. No, c'è. Signore, c'è un portaombrelli. Che sembra un signore con gli occhiali, no, se beh, lo vede uguale. No, assolutamente no. Perché c'è la quarta parete qua. Qua è una cosa fisica. Guarda, guarda, guarda che succede. Cioè, tu ti, fammi andare avanti. Vada avanti, signore. Dimmi di andare avanti. Guarda che succede. Vada avanti, signore. Sì, ma no, così. Una cosa un poco più educata, più gentile. Non così che... Vada avanti, signore. Ma che sono una gallina, che è? Come gli se vada, signore. Una cosa... Vada, signore. Sempre con la mano così. Vabbè, guarda che succede. Guarda, io vado avanti. Guarda, sì, vado, Pum! Uia, porca miseria. Lo vedi che succede, sa? Queste carte le cose... Mi sta facendo il sangue. Vedi come sta facendo... Vedi un po', sta uscendo il sangue, vedi un po', vedi. Scusa, signore. Scusa, che ti sei fumato l'insalata tua, quella che sta a Pigliarivoli, signora? Sì, zitto. Una bustina tua, sì, zitto, zitto. Ne sa nessuno, signora. Zitto. Zitto. Il segreto solo io la sta, signora. Quella non si mangia, si fuma solo. Silenzio, signora. Zitto. Ha detto te. Zitto. Zitto. Guardiamoci negli occhi e diciamo... Diciamo... Non è vero. Non è vero, però la fumata... Silenzio, per favore. Era per farti vedere che c'è la quarta parete. È una cosa fisica, sacra, inviolabile, a teatro. Siamo a teatro, per Diana. La quarta parete? Certo. C'è, signora. E la gente... La gente non c'è. A teatro. Scusa, e questi chi è? Guarda, chi è questo? Guarda. Io la vedo, sta qua. Quella è una signora vera, viva. Questo un po' meno, però la gente c'è. Per favore, sì, per favore. È disposto, è stato disposto ad ammettere che la colpa di questa sconfitta è di Santoro. Questo è tipico di questo paese, è sempre colpa di un altro. Perché credetemi, fare le zoccole è troppo difficile. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. Bentornati al meglio di Fratelli e Sorelle d'Italia, programma che racconta a suo modo i 150 anni dell'Italia Unita, perché per sapere chi siamo noi non dobbiamo mai dimenticarci chi eravamo e da dove veniamo. Ecco. Ma non bisogna neanche andare troppo indietro proprio per ritrovare quell'Italia genuina e povera, fatta di piccole cose, tipo quei giochi che c'erano per i bambini a quei tempi, fatti con, veramente con poche cose, te li ricordi? Sì, per esempio, sì, tipo, sì, giochi? Sì, tipo, che ne so, il gioco della campana, cioè bastavano delle righe col gessetto tracciato a terra, no? Sì. Pure la cerbottana, sì, quella la fatta cerbottana, con i cartoccetti, sì, di carta, un tubo di gomma, bastava poco. È vero, è vero. Sì, o sì. La pistola a raggio laser in titanio integrato, quella, no, che faceva saltare le lattine di birra a 100 metri di distanza. No, no, io cioè, la pistola a raggio laser non ce l'ho mai avuta quella lì. Ah, no. Strano, pure ce l'avevano tutti. Beh, tutti, tutti c'erano la pistola a raggio laser. Insomma, grosso modo era abbastanza diffusa. Sì, sicuro ce l'avevano tutti. Certo. Non lo so. Voi ce l'avevate la pistola a raggio laser? Sì. Sì, vabbè. Ah, forse pure io. Ah, forse ce l'avevo pure io, sì. No. Sì, sì. Ce l'avevo anch'io. Sì, ce l'avevo. Beh, abbastanza. Sì. Era un regalo quello tipico, sì, da compleanno. Sì, perché l'avevo un attimo rimossa, però c'è. Poi mi ricordo altri giochi, i soldatini, il monopattino. Sì, sì, la piccola Ferrari in platino carbonato, col motore a tre tempi che arriva a 90 km orari sul rettilineo, quella era bella. Non ce l'ho avuta quella là. Io. Non l'hai avuta la piccola Ferrari? No, la Ferrari in platino carbonato, che 90 sul rettilineo. Però c'è avuto Big Jim. Ah, ho avuto Big Jim, sì. Quello che davi... Che c'era il bottoncino dietro e dava la botta di karate. Esatto. Dava, sì, anche io ce l'avevo, anche poi tutte le cose annesse, no? Era bello, c'era il Big Jim, quello col jet privato telecomandato col pensiero, no? Quello con i reattori termonucleari che arrivava fino a 102 metri, poi tornava giù da solo, era bellissimo. No, quello non ce l'avevo io. Ma ce l'avevo? Quello con i reattori, io c'avevo quello che faceva karate, faceva solo... Vabbè, non importa. Vediamo chi siamo, chi eravamo e chi saremo. A me non mi compravano niente. Fratelli e sorelle d'Italia. Allora, buonasera a tutti. Io appunto sono Antonio Corracchione, sono qui stasera in veste di storico in realtà per analizzare due momenti molto importanti per la vita del nostro paese. Siete spaventati? Non è una cosa noiosa, ma però prima vorrei commentare la cronaca di attualità. Sì, lo ammettiamo,
noi lo ammettiamo senza problemi. C'è stata una piccola debacle elettorale, ma non c'è da aver paura. Silvio ha preso diciamo così, la situazione in mano, ha perso le elezioni, ma non la testa. Ne verremo fuori. Abbiamo già riunito il direttivo del partito, composto da una persona, Silvio. Tutto lui, fa tutto lui, si è riunito da solo e dopo una severa e attenta analisi autocritica, anche severa, è stato disposto ad ammettere che la colpa di questa sconfitta è di Santoro. Sì, è del suo programma Anno Zero. Ma insomma, io adesso guardiamo questi programmi e parlano sempre di crisi, è chiaro che spingono il pubblico verso il pessimismo cosmico più assoluto, ma la crisi, io ve lo dico, non c'è, ragazzi, la crisi non c'è, guardiamoci in faccia, c'è la crisi, stiamo tutti bene, specialmente te, guarda che faccia che hai, stai bene, si vede, guarda che giacca che ha, quanto costa quella giacca lì, in Italia si spendono 10 miliardi in cosmetici, fa niente se poi li compra tutti Silvio e la Santa Chiesa. Ma del resto non possiamo aspettare altro! Ma cosa aspettiamo? Cioè, ragazzi, i comunisti non comprano neanche il sapone. Adesso ritorniamo a fare lo storico, perché molti politologi di sinistra prendono spunto da questa situazione per fare, attenzione, delle analogie tra questo periodo e la fine del fascismo, no? Il 25 luglio del 43, Badoglio, le dimissioni, il casino che c'è stato. Intanto, voglio dire, tra l'altro sottintendendo che si tratta di due regimi, perché sono furbi questi qui. Intanto cominciamo a dire che ci sono delle grosse differenze, questa è una baggianata, perché in 150 anni di unità d'Italia, Benito si è fatto un ventennio. Silvio si è fatto una ventenne, e tanto è una cosa. Volevo dire, anzi, molto meno, un sedicennio. Vabbè. Sì, inoltre, Benito, io lo chiamo Benito così confidenzialmente, diciamo così, ha governato grazie alla paura dei comunisti, mentre Silvio ha governato con la paura di Pisapia. Io lascio, voglio dire, va bene tutto, ma Pisapia non fa paura, voi l'avete visto Pisapia. Dai, fa tenerezza, ma non fa paura, il sindaco di Milano, con sto ciuffo anni 70, non fa paura. Io da uno come Pisapia, io mi farei rubare la macchina. Sì, anzi, lo aiuto a rubarmela, perché non ce la fa, sicuramente non ce la fa. Gli do le chiavi, dico, guarda, fai come vuoi. Io sono sicuro che me la riporti il giorno dopo, lavata e con il pieno fatto, perché Pisapia è così. Ha fatto i Boy Scout, Pisapia. Io ho letto la sua biografia. Prima di andare a letto legge Topolino. Ma non tutto, tra l'altro. Salta gli episodi con Macchia Nera, se no si impressiona e non riesce a prendere sonno. E non fa paura! Silvia, su questo non ti do, devi cambiare, Pisapia non fa paura, e quindi devi cambiare, se lui è fatto così, Ghedini fa paura, Sallusti fa paura. Ragazzi, di notte incontrate Sallusti, vi viene incontro sullo stesso marciapiede, cosa fate? Cambiate marciapiede o no? Sì, io cambio anche città, se per quello. Se arriva Pisapia, no! Io non cambio marciapiede, anzi gli vado incontro, gli faccio un sorriso, così cambia marciapiede lui perché ha paura di me. Comunque, è colui che, tra l'altro, insomma, ecco, la Russa fa paura, specialmente quando è diventato ministro della difesa, fa paura. Frattini non fa paura. Adesso non bisogna esagerare, Frattini non fa paura. Tanto cosa fa Frattini? Non lo sa nessuno, cosa fa? Ah, il ministro degli esteri, giusto, fa il ministro degli esteri. A proposito, sapete perché Frattini non può usare le bombe intelligenti in Libia? Perché se no tornerebbero indietro a cercarlo. Ma questa non è una barzelletta, voglio dire, questo si trova a pagina 16 del programma politico di Silvio. Perché questa è un'altra differenza tra Benito e Silvio, che Benito all'inizio si ispirava ai grandi pensatori del Novecento e dell'Ottocento, invece Silvio si è ispirato alla settimana linguistica. Perché politicamente Silvio si è formato su quella rubrica che si chiamava Risate a denti stretti. Silvio, con Silvio la barzelletta ha assunto un livello quasi da manifesto politico, lui ha portato la barzelletta oltre, quella cosa che ha detto tanti anni fa, che era una promessa, abbasso le tasse, che adesso tutti si lamentano, dicono, ma quella era una barzelletta,
È una barzelletta. È colpa di Silvio se la gente non le capisce le barzellette. E lui ogni anno questa barzelletta la ripete. Eh sì. E incredibilmente trova sempre gente che non la conosce sta barzelletta. E sapete, adesso poi racconta sempre questa qui che alla mattina, anzi perché quella dei politici di sinistra che sono sempre tristi, e lo sapete perché? Perché la mattina si guardano allo specchio e si rovinano la giornata, molto bella. Invece Silvio la mattina si alza, vede Cicchito e si rovina la colazione, perché è chiaro. Ma comunque torniamo alle differenze tra questi due governi, tra questi anni di buon governo, scusate, e il ventennio fascista, il ventennio di Benito. Allora, Benito intanto era basso e Silvio è diversamente alto. E questo. Poi no, poi Benito ogni tanto per parlare di italiani si affacciava dai balconi di Piazza Venezia, invece Silvio si affaccia dai TG1 di Mizzolini. E quindi andiamo ancora. Poi durante il ventennio, durante il ventennio il popolo amava raccontare delle barzellette sul regime per vendicarsi, mentre oggi, questa è la grossa differenza, è Silvio stesso che le racconta, anzi le produce e le usa contro gli avversari, togliendo quindi al popolo l'unica libertà conquistata nei secoli, quella di prendere in giro il potere. Fa tutto lui, va che è il massimo. Guarda, uomini così ne nascono ogni 150 anni e noi abbiamo la fortuna di essere suoi contemporanei. Che culo. Allora, per concludere, è l'ultima cosa che dico. Allora, lo dico qua. Allora, diciamo che la dittatura fascista era un regime in cui pochi venivano privati totalmente della libertà. Mentre oggi c'è un sistema che porta via poca libertà, non tanta, poca, ma a tutti. È comunque democrazia. Grazie! Fratelli e sorelle d'Italia. Buonasera, io volevo dire una cosa a tutte le sorelle d'Italia. Vi volevo dire, non pensate a quello che si dice in televisione. Se volete fare carriera nella vita, preoccupatevi solo dello studio e della cultura. Perché credetemi, fare le zoccole è troppo difficile. È una cosa difficilissima, veramente. No, io veramente conosco delle ragazze che ci hanno rinunciato in partenza e adesso per vivere sono costrette a fare le insegnanti. È una vergogna veramente. Non si può credere. Perché è vero che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e il nostro è un lavoro difficile perché per sfondare bisogna mettercela tutta. Veramente, o vieni introdotta da gente che conta, oppure devi rimanere in attesa, vedere quello che c'hai in mano, perché si possono incontrare ostacoli duri. Molto duri, veramente. Oddio, non sempre, va, non sempre, devo dire. Comunque io sono stata facilitata perché mi ha aiutato un'amica, che lei veramente è la numero uno, è bravissima, si chiama Jessica, per gli intimi Pasquale. E lei mi ha chiamato un giorno perché non poteva andare ad una cena. Diciamo che la prima volta ho cominciato con una supplenza. È stato difficile perché sono dovuta entrare in camera e fare il ripasso di tutto il programma punto per punto fin dove era arrivata lei. Quindi come lavoro è complicato, però così si comincia. Piano piano ti fai conoscere, entri nel giro, fai punteggio. Dopo 25 cene puoi passare di ruolo, a quel punto c'hai proprio il letto fisso, nessuno ti toglie più. Veramente richiede molti sforzi. Comunque io ero stata scelta per un appuntamento con un politico molto influente, uno che aveva deciso di provare qualcosa di molto più perverso e per questo aveva deciso di andare con una donna sola. E quindi sono andata all'appuntamento in un bellissimo albergo, sono entrata, avevo una tensione, un'ansia che non potete credere, avevo proprio l'ansia da prestazione. Sono entrata in camera, mi sono seduta sul letto e ho aspettato. Il politico è entrato un po' in ritardo, ha detto scusi signorina se l'ho fatta aspettare. Ho detto non si preoccupi, io intanto ho fatto le parole incrociate. A proposito, non mi veniva città omerica e spugnata dai greci, sono 5 lettere e zoccola non c'entra. Lui ha detto, sa, lei ha proprio l'aria di una brava ragazza, una ragazza seria. Mamma mia, mi sono offesa a morte.
Ho detto ragazza seria o dici assorete? Io sto facendo tutto questo per passare di ruolo, ma stiamo scherzando. Lui mi ha detto shh. Ha detto shh, amore, non parlare, non parlare, sarà una serata indimenticabile. Vedrai tanta neve come non hai mai visto in vita tua. Ho detto, ma veramente, neve a giugno. Ma veramente i politici possono fare tutto. Ha detto shh, aspettami nel letto e attenta alle cimici. Ho detto, mamma mia, che schifo, le cimici nel letto. Poi ho guardato intorno, ma la neve non c'era. Ho detto, avete visto che i politici dicono veramente un sacco di sciocchezze? Ho visto su uno specchio un sacco di polvere. Ho detto, questo sarà il veleno per le cimici. Io sono fissata con le pulizie, ho preso uno straccio, ho pulito tutto. Quando è arrivato il politico, mi ha detto, signorina, visto che lei ha grinta, facciamo un gioco, mi tratti male, mi dica una parolaccia. Ho detto, ma chi? Ma siete pazzi? A lei? Ma io non mi permetterei mai. Ha detto, la prego, la dica, mi ingiuri. Ho detto, glielo giuro, non mi permetterei mai. Ha detto, la dica. Ho detto, va bene. Stupido? No, signorina, di più. Molto stupido? No, signorina, di più. Ricchione? Ma io non sono di sinistra. Ho detto, ma io ne so, c'è la prima supplenza che faccio. Poi mi ha detto, signorina, facciamo una cosa, mi faccia l'opposizione, mi eccita l'opposizione. Ho detto, ma come si fa, che ne sacci, mi sono girata, poi mi sono girata un'altra volta, ho detto, così va bene, ma no, una dura opposizione. Ho detto, scusate, ma perché non avete chiamato a Pasquale? Lui mi ha detto, sì, così, parli in dialetto, è bellissimo, mi offenda, mi dia del ladro. Ho detto, va bene, Mariuola... Di più, signorina, di più, homme merde. Di più, signorina, molto di più, all'anime chi è morto. No, di più, signorina, la prego, mi dica onorevole. Ho detto, no, mo basti, io queste oscenità non le dico. Anche se di ruolo non diventerò mai. Veramente, il troppo è troppo. È troppo difficile. Fratelli e sorelle d'Italia. Questo è un paese dove ci sono molte cose tipiche, dalla mozzarella alla pizza, molte cose tipiche, piatti. Ed è tipico di questo paese, è sempre colpa di un altro. Questo è tipico di questo paese, è sempre colpa di un altro. Quello che veniva prima, di quello che ha fatto il lavoro prima, che se cambi dentista, quello ti visita e fa la faccia angosciata, che tu vorresti morire, e ti dice, guardi, io non parlo male mai dei miei colleghi, ma qui hanno combinato un disastro. Tiè, guarda che hanno combinato, guarda che roba, guarda che roba, guarda. Che tu non hai proprio la scienza per rispondere, per contraddirlo e neanche dubitare di quello che dice. E comunque il problema non si pone perché hai i ferri in bocca e non puoi parlare, per cui abbozzi, ti sottometti muto, impotente, paghi 1200 euro e vai. Stessa cosa... Se si rompe il motorino o la macchina e lo porti da un meccanico che non conosci, quello guarda il motore e si mette a ridere, cioè ride proprio. Ma chi ce l'ha messo le mani qui, scusi? Ma questo è un delinquente, ma chi ci ha messo le mani qui? È veramente un delinquente, guarda qua che roba. Dice la stessa identica frase del dentista, uguale, identica. Stessa cosa con l'idraulico, che ti dice che quello prima ha creato, forse chissà anche apposta, tutta una situazione terribile di calcare, per cui è tutto da rifare. Stessa cosa col muratore, che accusa chi ha fatto il lavoro prima di aver usato magari materiali scadenti e in disuso per risparmiare sulle spese. Quello di prima, un vero delinquente, signori. Stessa cosa con il governo appena insediato, che trova un buco, un governo qualsiasi, quello insediato, che trova un buco di 1.000 miliardi di debito lasciato dal governo precedente. E il precedente governo non gli sta bene che si dica così. Allora accusa il governo precedente ancora, che a sua volta accusa il precedente, fino a risalire a un governo talmente indietro nel tempo che sono ormai tutti morti. E che pure nelle tombe sussurrano, comunque è colpa di quelli prima, eh. È così. E tutto il paese va avanti così, in un susseguirsi di truffe di cui la colpa è sempre di quello prima, o di quello prima ancora, e comunque mai di chi la fa in quel momento, oh, mai. E questa è una piccola magia tutta italiana. Milioni di cittadini e nessuno
ha una sola responsabilità, nessuno, nessuno. È magnifico, perché la responsabilità è come un pallone che rimbalza in un campo e la colpa se l'abbiamo persa è del centrocampista, che accusa il difensore, che dice che il mediano è un balordo. E questo vale per tutto il paese. È una grande catena di Sant'Antonio, è quasi, come dire, una grande festa per tutti, tranne per chi viene fregato. E si guarda indietro con un vago senso di malinconia, di disagio, perché è impossibile capire da dove la fregatura provenga. Forse da altre epoche, da tempi lontanissimi, in cui si girava scalzi e si moriva di vecchiaia a 30 anni, ma poi subito gli torna in buon umore, perché una sola, così come la ricevi, la puoi anche restituire. Grandi professionisti noi siamo in questo gioco a ribasso, dove vince il più audace, sfacciato. Ma si figuri, fosse per me, lei avrà capito che se dipendeva da me, altro che... Che significa? Ma che dicono? Non ha importanza, perché nel frattempo si è sviluppata un'intera comunità di persone fintamente affrante per i disastri commessi da altri, ma subito pronte, se ben retribuite, a riparare il danno, che poi il danno è grave. Non mi faccia mettere le mani avanti, per favore. Ma noi qui ci proviamo, non è mica detto che si risolve. Noi proviamo, ma non li facciamo i miracoli, quando in realtà il miracolo d'ingegno è la catena stessa, per cui già da domani altri interverranno sulla lavatrice, sul motorino, sul premolare e sul governo del paese, e ancora una volta diranno: qui signori, tutto da rifare. Noi ci proviamo, e poi speriamo bene. Mattia Torre. L'Italia, la nostra bella e verde Italia, sta versando in una situazione difficile. Nicolino Bombacci offre il petto al plotone d'esecuzione gridando: viva l'Italia, viva il socialismo. Viva Grisci. Sì, dimagrisci. Però non devi sgarrare. Cioè, non, se tipo fai invece di 7 etti di carbonara fai 6 e mezzo, prendi subito 8 kg. Ah, perché è una cosa chimica. Il botto, una cosa subito, chimica. Cioè, è proprio. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. Fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, fratelli e sorelle d'Italia. Grazie a tutti quanti, grazie. Fate male? No, stavo salutando. Che gesticoli? Se gesticoli la cartellina, ma era in faccia, è normale. Ah, non okay. Ma, non è normale allora? No, dico, vabbè, comunque adesso si apre il capitolo dei prodi d'Italia. Dei prodi d'Italia, sì. Non ho ben capito chi sono questi prodi d'Italia, comunque. Prodi, quando uno è prode, sono cioè, uomini che hanno avuto coraggio, che, uomini senza paura, uomini degli eroi, che però... E delle volte sono anche delle facce di bronzo, perché purtroppo in Italia non sono mai mancate le facce di bronzo, come in effetti non deve mancare mai il whisky Giacinto Colacchioni, whisky italiano per le grandi occasioni. Allora no, scusa, non applaudite, perché una volta per tutti io abbandono questo studio se non vengo immediatamente contattato dall'azienda anche io e pagato come sei pagato tu, perché ha tu ragione, sei pagato. Ha ragione, ha ragione. Lui deve essere contattato dall'azienda Giacinto Colacchioni, il whisky italiano delle grandi occasioni. E noi, me ne vado. Fratelli e sorelle d'Italia. Signore e signori, sta per fare il suo ingresso, sempre che non inciampi nei gradini, il vate della nuova imprenditoria. È lui in persona, Car Carlo Pralettoni. Bravi. Cittadini italiane e italiani. No, ma lo sapevo. Facevo finta. Eccomi qua. L'Italia, la nostra bella e verde Italia, sta versando in una situazione difficile. Il nostro territorio deve essere risanato. Bene, io ho iniziato questo processo di risanamento con la cementificazione delle coste italiane. Modestamente parlando, sì. Beh, dicono che bisogna proteggere le coste, allora meglio che una bella colata di cemento sopra? Tra! Più protetti di così, cazzo! Chi ne tocca più dopo? Ma vedi che... Mica parlo a caso.
E qui, amici, permettetemi di essere chiaro. Fatemi dire due cose sulla disoccupazione giovanile. È, a mio avviso, un falso problema. Mi spiego subito prima che i giovani che mi stanno ascoltando mi facciano un culo. Sei giovane? Bene. Sei disoccupato? Benissimo. E vuol dire che non c'hai un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Ma l'avessi io! L'avessi io! La tua fortuna, benedetto ragazzo, non star lì a piangerti addosso. Sono disoccupato, non so che fare. Vai, goditela. Sei disoccupato? Comprati una bella macchina sportiva. Vai a giocare a golf, fai il giro del mondo, vai in barca a vela se sei disoccupato. Mi direte, ma chi non c'ha i quattrini? Possiamo farci venire il sangue amaro? Perché c'è gente ancora oggi nel 2011 che si ostina a non averci i quattrini? Gente in malafede e parecchio maleducata, credete. Eh sì, bene. E qui vorrei dire ancora, prima di finire, due cose sul mio impegno di sindaco prossimo di Roma. Sapevate, vero? Sapevate. Io ho deciso così io, che sarò il prossimo sindaco di Roma. Domani, dopodomani, quando? Grazie. Ho già preso un voto, grazie. Bene. La questione ineludibile a Roma è quella del traffico. È vero o non è vero? Ebbene, il traffico nelle nostre città italiane è un problema che puoi risolvere solo se dici no ai privilegi. Pertanto noi siamo per l'abolizione immediata delle isole pedonali. Che è sto privilegio del pedone che se ne fa in giro tranquillo per le stradine del centro storico? Comodo il signorino! E noi che si va in macchina, che siamo figli di nessuno? Chiare e precise parole. E che dire ancora? Dello sconcio, amici. Sì, dello sconcio dei fori imperiali. Rovine dappertutto. E da anni. La vergogna. Colonne sbertucciate. E nel centro storico di Roma. E sono anche pericolosi poi sti fori imperiali. Sono pericolosi, uno ci infila un piede dentro e si fa male. E poi ci si lamenta delle buche nelle strade. Voglio essere chiaro, saranno anche imperiali, ma se sono fori, vanno tappati! Applauso! Bene. E per concludere, due parole ancora sul Colosseo. Il Colosseo. Quel rudere senza tetto, senza finestre. È da anni lì, o lo finite o lo buttate giù. Dico bene? Altro che valorizzazione dei fori imperiali, altro che restauro del Colosseo. Il Colosseo ormai, diciamocelo amici, è una struttura antiquata. Sarà lì almeno da 20-30 anni. Di più? Ma allora è fatiscente! E come se è fatiscente? Ebbene, il Colosseo verrà demolito, raso al suolo, e al suo posto farò edificare uno stadio avveniristico, nuovo di zecca, lo stadio di Roma. E finalmente via dei fori imperiali prenderà il nome di Viale Beato Francesco Totti. Evviva Roma! Sergio Bravettoni! Forever! Sammettoni! Fratelli e sorelle d'Italia! Probabilmente voi avete la possibilità di guardare una fotografia, anzi una serie di foto, che nella mia vita io ho evitato di guardare. Sono le foto di Piazzale Loreto. Perché è qualcosa che è rimasto dentro la nostra storia di italiani, quasi a marchiarci, a farci sbattere col muso su un'idea di vendetta che ci portiamo addosso e dalla quale non sappiamo scrollarci. Eppure noi italiani riusciamo ad essere affratellati anche nella mattanza e quindi quando voi osserverete, guarderete quelle fotografie, troverete quella macelleria,
Magari avrete la possibilità di sapere che perfino un grande poeta, Ezra Pound, volle cantare quel momento nello strazio, nel dolore, immaginando un vitello appeso. E poi io ricordo un vecchio combattente, si chiamava Don Vincenzo D'Agostino, mi raccontava che quando era nel campo di concentramento, assieme agli altri prigionieri italiani, veniva rimproverato dagli inglesi che li sorvegliavano e dagli americani che comandavano quello stesso campo di prigionia, mostrando loro le foto di Piazzale Loreto, dicendo: ecco di cosa siete capaci voi italiani, quasi a scorno, a vergogna, a dolore. E in quella fotografia, da cui è difficile distinguere le persone, l'unica che si distingue è Claretta Petacci, solo perché portava la gonna e venne chiusa pietosamente da uno spillone, da un sacerdote, non dopo averle sputato addosso il sacerdote, sul corpo di Claretta Petacci. Tra gli altri corpi che non si distinguono c'è quello di Nicolino Bombacci. E tutti magari si potranno meravigliare come mai uno dei fondatori del Partito Comunista si ritrova ad essere fucilato assieme a Benito Mussolini. Perché noi italiani in realtà la storia non ce la sappiamo raccontare, o meglio non la vogliamo guardare, non la guardiamo fino in fondo, perché chissà, forse c'è una vena di affratellamento tra i due, probabilmente sì. È una storia che nasce all'interno del Partito Socialista, che nasce all'interno della sinistra, dove si trovavano a militare Benito Mussolini e Nicolino Bombacci, nemici, arcinemici, ma affratellati nel momento in cui, nella fase finale della guerra, nella fase finale dell'esperienza di Benito Mussolini, lui si ritrova ad essere ancora una volta socialista, e non è un caso che si chiami Repubblica Sociale Italiana. E sono cose difficili da considerare, perché magari il luogo comune ci fa pensare che uno sta a destra e l'altro sta a sinistra, e nessuno va a immaginare che, per esempio, la prima bandiera del Partito Socialista della sezione di Dovia in Romagna è custodita tutt'oggi nella casa natale di Benito Mussolini. Nessuno va a immaginare quindi che Nicolino Bombacci, affrontando il plotone di esecuzione, lui che aveva scelto di combattere a fianco di quello che era stato il suo compagno d'arme, il compagno di militanza nel Partito Socialista, offre il petto al plotone d'esecuzione gridando: viva l'Italia, viva il socialismo. E non è un caso che la storia sia così complicata, perché noi italiani tali siamo, complicatissimi, pronti ad amare immediatamente, pronti ad odiare subito dopo, in un solo istante, a fornire immediatamente un Piazzale Loreto a chiunque. Fosse, vi ricordate le monetine del Raphael? Furono quasi un presagio. Un Bettino Craxi, anche lui socialista, notate bene, che improvvisamente diventa il cinghialone, odiato da tutti quelli che un attimo prima lo adoravano e gli lanciavano le monetine. E chissà, chissà che qualcun altro magari possa rischiare adesso un Piazzale Loreto, ma Dio ce ne scampi. Siamo dei cani a volte noi italiani, ma siamo italiani, costretti ad essere guelfi e ghibellini, costretti ad essere affratellati quando a un certo punto della nostra storia sappiamo soltanto trasfigurare la vendetta e magari in commozione. Fratelli e sorelle d'Italia. È troppo forte l'aria condizionata. Infatti, è proprio una bella invenzione. No, sì, dico, sì, è troppo forte perché c'è un po' freddo. Ah, è alta, troppo alta, passiamo forte, subito, sì. Aspetta, ecco qua, ta, ecco qua. Ah, vedi, si è alzata subito la temperatura, hai visto? Questo lo sai perché? Perché l'ho fatto riparare questo qua da poco, da un mio amico che è un genio, ma è bravissimo. Sì? Sì, 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 guarda, ha fatto un lavoro fantastico. Ah, ma anche noi l'abbiamo fatta riparare, solo funziona... Funziona peggio di prima adesso. No, no, allora vi presento il mio, vi do il contatto, perché questo è veramente un genio. No, guarda, no, no, sì, magari perché devi trovare uno bravo, poi sì, quando lo trovi devi prenotare, poi prima che arriva... Beh, noi conoscevamo uno che era... questo era veramente un genio, solo che appunto era pieno di lavoro fino a... cioè, lo chiamavi poi, sai quando arrivava. Sì. Però no, questo era veramente un genio. Questo, beh,
calcola che questo veniva interpellato dalla NASA per costruire navicelle spaziali. Ammazza. No, solo che è un pazzo scatenato. Un pazzo, eh? Cioè, uno che costruisce i razzi. Cioè, calcola che siamo andati a casa sua una volta, stava costruendo un'astronave. A lui? No, ma è fantastico. Ma no, ma questo è vero, cioè, calcola che a 9 anni ha costruito un treno. Un treno vero ha costruito, a 9 anni. È proprio un genio. Sì, infatti. Senti, volete qualcosa? Un dolce, un'altra frutta? No, a posto, sto... Comunque il filetto era una cosa sconvolgente. Eh sì, ma quello mica lo compro al supermercato io. Perché è buonissimo. No, me lo porta un amico mio che ha un contatto con uno che c'è un allevamento di carne danese in Argentina, capito? Me lo porta solamente a me... Lo porta a me a Napolitano, basta. Ah, presidente? Sì, sì. No, infatti, sì. Buono. No, ma è buono, buona parecchio. E poi, cioè, è un burro. Poi, detto da me, perché poi, sai, insomma, con la carne non è che ci faccio molto. Vabbè, la mangi. È solo quello, però. Per il resto non ci faccio niente. Preferisco il pesce. A proposito dei pesci, ragazzi, Agostino a mare a Fiumicino. Non lo conosco. Posto clamoroso. Buono. Mangi di tutto e spendi pochissimo. Calcola, siamo andati l'altra volta a cena in quattro con Betta e Sandro. Abbiamo preso, dunque, antipasto di crudo. Poi abbiamo preso fritto. Mm-hmm. Abbiamo preso 2 dentici, 2 saraghi e contorno, vino importante e dolce, limoncello. Abbiamo speso 15 euro in totale. Ma buono, ragazzi. Vabbè, ma tu ci sei stato in Grecia, no? In Grecia? Ah, come no? È 2 mesi fa sono stato in Grecia io. Ma davvero? Ma poi non sai, ho trovato un volo Roma-Mykonos, andate e ritorno a 200 euro. Vabbè, però si trova quella cifra. No, ma me l'hanno dati loro. Te l'hanno dati loro? Sì, perché loro. Era un'offerta speciale. No. Sì. No, però... Tu devi andare, che è bellissimo, siamo stati noi da poco, devi andare a Satros. Satros, che è un'isola che praticamente non conosce nessuno. Ah, no, non la conosco. Siamo andati in questo albergo, vabbè, una roba da pascià. Sì. Calcola che ogni suite costa 9.000 euro a notte. Ammazza, una cosa. No, noi siamo stati fortunati perché c'è un suo amico che le fa anche da PR, che insomma è uno che è un po' un maghetto, organizza le cose, le fate trovare a 35 euro. Sì. Ammazza, da 9.000. Sì. Beh, no, ma è una cosa. Sì, sì. Le suite sono in ogni camera. C'è la piscina e la spa dentro, c'hai 15 dentro. Massaggiatori tu, fissi, ce l'hai fissi. Stanza fissa sì, cioè, 15 letti, tutti massaggiatori sdraiati, poi tu alle 2 di notte vuoi il massaggio e loro si svegliano e ti massaggiano sempre. Ma fighissimo. No, ma poi è una cosa pure lì non ti raccontiamo come si mangiava, no, Aragoste è come se piovesse, Aragoste proprio grosse, te le portavano in continuazione. Sì. In continuazione in camera, ma anche la notte, infatti da un po' le devi, cioè dicevi no, basta, la notte ti entrava con Aragoste dentro. Vabbè, comunque la cosa lì ci si va per il tramonto. Lui Tramonti è impazzito. Calcola che c'è, è a 360 gradi. C'è l'albergo che si affaccia sul mare. Quando è sereno, vedi pure i fiordi. Ah, dalla Grecia? Sì, sì. Vedi, è bello perché è tutto aperto. Sì. È una cosa favolosa. Bellissimo. E poi il tramonto, perché c'è questo. Il sole è lì, il tramonto dura 3 ore e mezza. 3 ore e mezza il tramonto? Sì, perché sta sotto il meridiano. Ah, e tu c'è questo fino a mezzanotte il sole, sta palla di fuoco che scende. No, ma poi la cosa assurda, ti ricordi quella volta che... Perché c'è una sorta di effetto ottico. Sì. A un certo punto il sole, prima proprio di tramontare completamente, se tu lo fissi, per 3 secondi diventa quadrato. Ah, lo so quadrato. Sì, diventa quadrato, fai così, diventa quadrato, poi tondo e poi buio notte subito. Sì, ma è una cosa... luce notte. Infatti devi portare No, io sono stato a Coira in Portogallo, da un posto fighissimo, un posto di pescatori, solo pescatori ci abitano, piccolissimo, però fighissimo, perché c'è un amico mio che lavora lì dal gas, ha presentato un capitano di fregata che c'ha uno yacht, mi ha invitato sullo yacht, fantastico. Ma che yacht, 300 cabine. Ogni cabina 200 metri quadri, pensa, dentro la cabina campo da tennis in sintetico, dentro la cabina e piscina, pensa, una cosa bello. Ecco, questo è matto pure, questo è tremendo. Perché? Questo è stato, pensa, per 40 anni l'ammiraglio della flotta navale della regina, per 40 bello. Anni. Sì. Bello. Sì. E poi conosceva un posto, pure questo, un ristorantino pazzesco che sta lì, che è un posto, ti dico, che se non conosci non entri, Sì. Entri solo per prenotazione, sì, sì. Se non prenoti le denunciano lì, Sì, perché perché? Sì, ma perché è reato, lì mi sa che l'hanno sentito. Sì, è penale, e se non prenoti è penale, sì. Se ti siedi senza prenotare, vabbè, è una cosa proprio di Coira, di quel paese lì. Insomma, pure ti dico, lì da un ristorante eccezionale, spendi pochissimo anche lì, ma eccezionale, ti dico, tutto ad alti livelli, e poi è famoso per il babà. Cioè lui ti dà, lì mangi il babà napoletano, Portogallo mangi il babà napoletano, però devi ordinare subito appena arrivi, perché c'è uno di loro che con un jet privato lo va a prendere a Napoli e te lo riporta, capito? Ah, vabbè. Sì. Bello. Però ovviamente
il tempo di cenare e te, il tempo di cenare te lo riporto, ma chissà quanto No, noi pensa che dunque che abbiamo speso abbiamo mangiato anche là l'antipasto di crudo, abbiamo preso, beh, ho mangiato primo, secondo, vino, il babà, abbiamo speso 2 euro a testa, buono. Dobbiamo andare prossimo di crudo. Sì. Sushi ti piace? Io vado pazzo per il sushi. No, però sushi, cioè il sushi devi stare attento perché se è buono, perché se lo becchi tu devi venire, noi abbiamo un ristorante giapponese sotto casa. Ah, vicino a casa ce l'avete? No, proprio sotto casa, cioè proprio nel palazzo, a piano terra, cioè il ristorante è comodissimo, noi ci andiamo anche in pigiama delle volte. Sì, a volte ci andiamo, che poi è il migliore d'Europa, è una cosa questo. Allora, calcola che il proprietario fa il principe arrapallo. Ah, per lavoro? No, per hobby. Ah, per hobby. E prende lui, c'ha tutti i suoi cuochi, vengono tutti fuori dalla scuola più vecchia, più antica di sushi. Di Tokyo. Sì. Beh, quanto dura il corso? 45 anni. Dura 45 anni. 5 anni e escono a 50. Ah, entri a 5 anni, a 50 anni. Sono... loro sono i cuochi dell'imperatore giapponese. Ma calcolo, dal Giappone ci vengono comunque, vengono a cenare lì. Sì. Poi vabbè, il sushi poi tra l'altro è dietetico, fa solo riso, calcola. 0 calorie il sushi. Sì, ho già 40 kg, poi mangiare non ti fa niente. 0 calorie proprio, sì. No, vabbè, ma se vuoi mantenere proprio la linea, te lo dico io come devi fare. Allora, io a colazione mangio una fetta di lattuga, 3 fragole e un'acciuga. A colazione. A pranzo mangio 7 etti di carbonara. E a cena mezzo bicchiere d'acqua tiepido. Ma è una cosa, una dieta. E dimagrisci? Sì, però non devi sgarrare. Cioè, se tipo fai invece di 7 etti di carbonara, fai 6 e mezzo, prendi subito 8 kg. Perché è una cosa chimica. È proprio. Ho capito, sì, è una cosa chimica. No. Non è niente, cioè. Sì. Non ci chiedo molta cosa. Cioè, la cosa è quella: se vuoi dimagrire, non ci stanno altri discorsi. Non devi mangiare, non mangi per 2 mesi e vedi che butti giù. Ma quelli li riprendi appena mangi, però. Allora fai una cosa: mangi un giorno alimenti crudi e freddi, un giorno alimenti cotti e caldi. Perché prendi il fisico, non si abitua al calore del cibo, no? Io la faccio certe volte, perdo al giorno 12 kg al giorno. Ma è buona perché se tipo il giorno dopo devi dimagrire 12 kg, fai quella dieta lì. Sì, perché il corpo, proprio dalle ghiandole, c'è una sostanza che brucia i grassi. Però mai i pomodori perché hanno ritenzione idrica. Ma quella è una cosa. Questa non è male, ce l'ha data il padre di una mia amica che fa il dietologo al Bolshoi. Quindi lo sa lui. No, ma calcola che questo è un pazzo vero, Cioè, calcola che è riuscito a costruire un elicottero con le lattine di birra. Ah, davvero? Sì, ma finto? No! Funziona. Lui ci va in giro. Pazzesco. Ma è amico di Obama, di Clooney, di Mick Jagger. Beh, lo sai che Mick Jagger non esiste? No, non lo sapevo. Lui praticamente è un androide. Mick Jagger è un androide? Sì, è stato costruito in un laboratorio della CIA. Soltanto 2 androidi, Mick Jagger e Pippo Baudo. Ah, Pippo Baudo lo sapevo. No, ci ha raccontato quest'estate, abbiamo conosciuto Putin. Putin. Un cretino, ma è simpatico. Ci ha raccontato che è simpaticissimo Putin. Putin è figo poi. Però io Putin l'ho beccato alla disco di una volta.